Bene, buongiorno signore e signori, benvenuti a questa sessione di laurea dei corsi di laurea magistrali in ingegneria meccanica e in ingegneria energetica del 18 febbraio 2021. Mi scuso con tutti, soprattutto con chi era in attesa di assistere alla diretta YouTube per questo ritardo dovuto a problemi tecnici proprio connessi alla diretta. Ma ci sembrava comunque opportuno, visto che la seduta purtroppo per le note motivazioni si tiene a distanza e quindi dare comunque a parenti e ad amici la possibilità di assistere a questo importante evento. Abbiamo una seduta che prevede 9 candidati, 7 di ingegneria meccanica e 2 di ingegneria energetica. Procedo rapidamente alla lettura dei nomi e la sequenza delle presentazioni seguirà questo ordine. Lorenzo Galassi, Sofia Galeotti, Mattia Masini, Niccolò Pezzati, Matteo Pizzicori, Gianluca Serini, Marco Valentini, Tommaso Filippo Bianchi, Mattia Garofalo. Io sono il professor Marco Pierini e ho il piacere di presiedere questa sessione. Quindi, se i candidati sono pronti, possiamo iniziare con il primo, che è Lorenzo Galassi, al quale adesso cedo il controllo. Lorenzo, la prego di Sì. condividere la sua presentazione con noi. Ditemi se si vede. Si vede? Un attimo, non ancora, adesso sì, appena è pronto può iniziare. Buongiorno a tutti. Ho svolto un lavoro di tesi riguardo alla valutazione della modellazione della turbolenza per analisi di compressori a scali transonici. I compressori a scali transonici sono moduli di turbomacchina e vengono solitamente utilizzati nei motori aeronautici. Vengono installati a valle del fan e svolgono il ruolo di compressori di bassa pressione. Il loro principale vantaggio è il basso numero di scali in funzione del salto di pressione del flusso. Sono chiamati transonici per la complessità del flusso che li caratterizza, in parte subsonico, in parte supersonico. Il salto di pressione avviene grazie a un complesso sistema di onde d'urto, in particolare grazie all'urto che si forma nel vano palare del rotore, chiamato passaggio shock. In questa tesi sono stati confrontati 5 modelli di turbolenza. Uno algebrico, il Baldwin-Lomax, due a due equazioni, il K-omega di Wilcox e il K-omega SST di Mentor, e due che sono sempre i modelli di Wilcox e di Mentor, ma corretti con l'elissiti nei termini di produzione. Questa grandezza rappresenta la proiezione della vorticità in direzione streamwise. Inoltre è stato anche testato l'effetto di un modello di transizione, il gamma Reynolds theta. Ovviamente, parlando di modelli di turbolenza, l'approccio seguito per la soluzione delle equazioni di Navier-Stokes è stato quello Rand-Turrans, con la modellazione dell'intera scala della turbolenza. Tutte le simulazioni sono state svolte nel codice TRAF, un solutore 3D, viscoso non viscoso, stazionario non stazionario, che usa uno schema esplicito di lunghe Hutta del quarto ordine per avanzare la soluzione nel tempo. Il test case è un banco prova installato in Germania durante il progetto europeo Future. Il banco prova nasceva per l'analisi a flutter del rotore a risposta forzata e consiste in un compressore a scale transonico di 1,5 m, ovvero vari inlet guide vanes, rotore e statore. Sperimentalmente sono note la curva caratteristica del compressore, ovvero il pressure ratio in funzione della portata, e delle distribuzioni di pressione e angoli di flusso in uscita dal rotore e dalla macchina. Ho realizzato un mesh con approccio multi-row e multi-block. Multi-row, ovvero le schiere di VGV rotore e statore intervallate da blocchi stitch di collegamento. È stata realizza anche la mesh della clearance del rotore e approccio multi-block, ovvero un blocco per ogni singola pala e relativo stitch. Vediamo più nel dettaglio la mesh delle fale.
Il VGV è stato mesciato e conta poco più di 2 milioni di celli. Il rotore è stato mesciato DO e conta poco meno di 2 milioni di celli. La mesh della clearance è stata fatta per la grande importanza che hanno i flussi di trafilamento in questo tipo di compressori. In basso si riporta anche una vista dello stack del rotore a diverse altezze che mostrano la forte svergolatura della pala. Lo statore è stato mesciato DO e conta poco meno di 2 milioni di celli. Il fluido di lavoro nell'aria è stata considerata gas ideale. Per il setup stazionario si è usato un approccio singolo blocco che conta circa 7 milioni di celle. Tra ogni blocco è presente un non-reflecting mixing plane che impedisce la propagazione a monte e a valle di ogni singola schiera dei disturbi. Per il setup non stazionario invece si è usato un approccio full annulus, il quale ha un costo computazionale molto elevato. Nel nostro caso si processavano circa 150 milioni di elementi. Per quanto riguarda le condizioni al contorno, all'ingresso è stata imposta la distribuzione di pressione totale sperimentale, quella di temperatura totale costante e angolo di flusso pari a zero. All'uscita invece stata variata la pressione statica per simulare le varie condizioni di funzionamento del compressore. Inizialmente è stata condotta un'analisi stazionaria intorno alle condizioni di design. Successivamente, visti i buoni risultati del Kappa Omega di Wilcox in giallo e gli ottimi risultati del Kappa Omega SS di Mentor in rosso, ci siamo spostati con questi due modelli verso le condizioni di stallo. Le difficoltà di convergenza di questi due modelli in zona stallo hanno reso necessaria anche un'analisi non stazionaria che riuscisse a comprendere le complesse strutture di flusso 3D che si formano in zona stallo. L'analisi non stazionaria è stata condotta con il Kappa Omega SST di Mentor, che era quello che per l'analisi stazionaria aveva dato i migliori risultati. Sperimentalmente le distribuzioni radiali sono note per l'operative point A, nella zona di design del compressore. Cercando di prendere dalle varie simulazioni punto pari portata, si sono confrontate le distribuzioni di pressione statica, pressione totale e angolo di yaw in uscita dal rotore e di pressione totale in uscita dal compressore. A valle del rotore, più o meno tutti i modelli di turbolenza seguono l'andamento della curva sperimentale, con particolare vicinanza alla curva sperimentale da parte del Kappa Omega SST di Mentor in rosso. Le principali discrepanze si riscontrano al tip della pala, dove c'è l'interazione tra urto e tip clearance vortex. In particolare, la sottostima di pressione totale è dovuta alla sottostima di perdite di pressione. A valle del compressore, invece, il modello che si comporta meglio in zona hub è il Kappa Omega SST modificato, mentre al tip è ancora il Kappa Omega SST di Mentor, con la solita sovrastima di cui parlavo prima. Sono stati poi confrontati i campi di pressione statica vicino al tip del rotore. Le misure sperimentali vengono da un accesso ottico del banco prova. Si vede che tutte le mappe riescono a cogliere le principali strutture del flusso di un compressore assiale transonico, ovvero shock leading edge, passage shock nel vano palare e tip clearance vortex. Ovviamente le mappe calcolate mostrano una maggiore chiarezza delle suddette strutture e in particolare si nota una sottostima del tip clearance vortex per tutte le simulazioni. L'applicazione del modello di transizione gamma Reynolds Theta non ha portato a grossi miglioramenti nella previsione del flusso, infatti, nonostante l'avvicinamento del punto calcolato alla curva sperimentale, si nota per la forma della pressione totale lungo lo span un leggerissimo peggioramento. È stata infine condotta un'analisi non stazionaria, appunto con il Kappa Omega SST di Mentor, come detto in precedenza, per indagare le condizioni vicino allo stallo. Anche qui si sottolinea un ottimo accordo con la curva sperimentale, sia in termini di vicinanza, sia anche in termini di continuità con la curva stazionaria.
Vengono riportate anche le mappe istantanee di pressione statica e entropia per il primo punto dell'analisi non stazionaria, in cui è chiara l'interazione tra le varie schiere, per esempio il bow shock del rotore che appunto interagisce a monte con la schiera VGV. Per quanto riguarda l'entropia, si vedono le scie del rotore che interagiscono con lo statore generando oscillazioni di entropia. Infine è stato condotto un confronto fra l'ultimo punto dell'analisi stazionaria e il primo punto dell'analisi non stazionaria, che sono molto vicini sulla curva, a livello di mappe di entropia time average. Il calcolo stazionario non riesce a risolvere lo spike stall inception, un meccanismo di stallo noto in letteratura. Posiziona appunto il suo punto, diciamo, vicino al proprio limite di stallo numerico. Il calcolo non stazionario invece fa vedere che c'è ancora margine prima che il tip clearance vortex si metta tangenzialmente al piano individuato dal bordo d'attacco delle pale, posizionandosi appunto abbastanza più lontano dal proprio limite di stallo, in quanto ancora appunto il tip clearance vortex non è tangenziale. In conclusione si sottolinea l'ottimo accordo del K omega SST di Mentel con la curva sperimentale e il miglior comportamento del modello cambiato con l'elicity per quanto riguarda la distribuzione di pressione totale al lab. Si sottolinea anche il fatto che l'analisi stazionaria sia riuscita nelle sue mappe a comprendere tutte le strutture del flusso di un compressore assiale Jansonico. Per quanto riguarda invece l'analisi non stazionaria, si sottolinea anche qui l'ottimo accordo con la curva sperimentale, sia in termini di vicinanza sia di continuità con l'analisi stazionaria. E tutto questo ha portato a una migliore previsione del margine di stallo numerico. Grazie per l'attenzione. Grazie Lorenzo per la sua presentazione e apro quindi la commissione, i membri della commissione se hanno delle domande da porre al candidato. Avrei una domanda io, Marco. Prego, Antonio. Sì, grazie della presentazione. Diciamo, del costo computazionale maggiore, ovviamente, per la simulazione unsteady. Beh, puoi darci qualche numero, diciamo, di quello che è sono i requisiti da un punto di vista diciamo, del time step, del numero di attraversamenti in termini di rotazione, poi Step del sono rotore, stati cosa. impostati 725, cioè di time step abbiamo impostato 725 per ogni periodo, quindi cioè, ogni singolo periodo, cioè ogni singolo time step, la rotazione dell'albero diciamo era a 0,5 gradi più o meno. Questo era il time step per Teddy. Ok, e quindi E della l'abbiamo ottenuto moltiplicando il massimo numero di pale che avevamo, ovvero quello dello statore, che erano 29 per 25, che è un numero che veniva da una vecchia tesi che aveva condotto appunto l'ingegner Lorenzo Pinelli, che insomma aveva visto essere sufficiente per apprezzare quello che volevamo noi. Ok. Va bene, grazie. Ci sono altri interventi, altre richieste da parte dei membri della Commissione? Sembra di no. Allora, grazie Lorenzo Galassi. Per il momento, diciamo, si può accomodare e ci rivediamo più tardi. Passiamo a questo punto alla seconda candidata, che è Sofia Galeotti, alla quale provvedo andare il controllo. Mi sentite? Buongiorno, Sì, sono Sofia, la sentiamo bene. Adesso dovrebbe anche essere in grado di condividere il suo schermo. Grazie.
Ecco, vedete lo schermo? Sì, se per cortesia può andare in modalità presentazione tutto schermo, così vediamo meglio. Più grande. Sì, ora c'è un attimo. Di... Prego, prego. Eccolo. Posso partire? Ci siamo, prego, a lei. Allora. Buongiorno a tutti, sono Sofia Galeotti e oggi vi presento il mio lavoro di tesi magistrale dal titolo Indagine sperimentale sull'interazione delle fiamme adiacenti in un combustore con disposizione liquidale. Questa presentazione inizia con una breve introduzione sulle motivazioni della ricerca e sul concept del combustore studiato. Verrà poi descritto il banco prova utilizzato per l'analisi sperimentale, per poi passare alle prove di limiti di stabilità della fiamma e OH chemiluminescenza. I principali risultati verranno quindi riassunti nelle conclusioni e verrà offerta una panoramica sugli sviluppi futuri. Ridurre le emissioni inquinanti è il principale vincolo per il design dei moderni motori aeronautici e in futuro la regolamentazione in materia diventerà sempre più stringente. L'ACARE, il Consiglio Consultivo per la Ricerca Aeronautica in Europa, ha delineato nel documento Flight Path 2050 i principali obiettivi a lungo termine, tra i quali abbiamo una riduzione delle emissioni di ossidi di azoto del 90% rispetto agli standard attuali. A causa del loro meccanismo di formazione, la principale strategia per ridurre gli NOx è quella di ridurre la temperatura in camera di combustione, attraverso l'utilizzo di fiamme magre e garantendo un certo livello di omogeneità nel rapporto di equivalenza per evitare la nascita di hotspot stoichiometrici. Questo non è facile, poiché nel campo aeronautico l'utilizzo di sistemi premiscelati è problematico a causa dell'impiego di combustibili liquidi che portano al rischio di autoaccensione nei condotti di premiscelazione e flashback della fiamma. Inoltre, smagrire le fiamme a pieno carico significa avvicinarsi ai limiti di estinzione a bassi carichi del motore e aumento delle emissioni di monossido di carbonio e idrocarburi incombusti. Il progetto Chairlift nasce in questo contesto con l'obiettivo di sviluppare un nuovo concept di combustore che sia in grado di soddisfare gli standard futuri di emissioni. Il progetto è una collaborazione tra diverse università europee, coordinata dall'Università degli Studi di Firenze, la cui campagna sperimentale viene svolta presso l'Università del Karlsruhe Institute of Technology in Germania, dove ho svolto il mio lavoro di tesi. L'acronimo Chairlift significa Compact Helical Arranged Combustor with Lean Lifted Flames e il concept del combustore studiato unisce due caratteristiche innovative, cioè l'adozione di fiamme liftate magre e una disposizione liquidale dei bruciatori. Come già detto, le condizioni magre sono necessarie a ridurre la temperatura di combustione, mentre le fiamme liftate sono state selezionate per l'elevato grado di premiscelazione che riescono a fornire alla base della fiamma, contemporaneamente evitando il rischio di flashback perché aria e combustibile vengono immessi separatamente in camera di combustione. Il sollevamento della fiamma viene ottenuto grazie ad un particolare campo di moto con basso numero di swirl e la fiamma risulta essere stabilizzata dalla zona di ricircolo esterna. Per migliorare la stabilità di fiamma in modo da poter operare in sicurezza in condizioni più magre, invece di usare una fiamma pilota diffusiva, la grande novità consiste nello sfruttare l'interazione tra fiamme adiacenti del combustore anulare. E questo viene fatto inclinando l'asse dei bruciatori in direzione tangenziale, ottenendo così una disposizione liquidale con un design che prende il nome di short helical combustor. In questo modo la base di ogni fiamma riceve calore e radicali attivati da quella adiacente, ampliando così i limiti di stabilità. Questa disposizione dei bruciatori inoltre ha il vantaggio di diminuire la lunghezza assiale del combustore e quindi ridurre il peso della macchina, oltre a diminuire il numero di ugelli di primo stadio di turbina e quindi anche la portata d'aria di raffreddamento necessaria. Nella foto è mostrato il banco prova utilizzato per l'analisi sperimentale, che è costituito da un array di 5 bruciatori con dimensioni realistiche che sviluppano una potenza termica tra i 30 e i 40 kW ciascuno, bruciando jet A1 che viene pompato con azoto pressurizzato. Le pareti della camera di combustione sono costituite da finestre di quarzo che permettono di avere accesso ottico sulle fiamme da ogni direzione. La caratteristica principale del banco è quella di poter variare la disposizione dei bruciatori, ottenendo due diverse configurazioni multiburner. Una in cui i bruciatori sono inclinati di 45 gradi, che rappresenta il design dello short helical combustor, e una in cui i bruciatori sono tutti allineati, che rappresenta un settore lineare di un combustore anulare standard. Inoltre è possibile isolare un singolo bruciatore. La camera di combustione è aperta alla pressione atmosferica ed è stata utilizzata aria a temperatura ambiente per la combustione, dato che questa è la prima campagna sperimentale del banco prova. La portata d'aria viene regolata variando il pressure drop che avviene a cavallo dell'ugello e il rapporto di potenza delle fiamme viene mantenuto in un range magro.
Il sollevamento della fiamma viene ottenuto grazie al campo di moto sviluppato da un gel aeroblast costituito da un doppio swirl radiale con un basso numero di swirl pari a 0,53. In questi video sono state le tre configurazioni del banco prova in funzione. Il colore blu delle fiamme rappresenta l'assenza di particolato, sintomo di condizione magra e buona miscelazione. Inoltre si può notare come effettivamente le fiamme siano distaccate dall'uscita dell'ugello. Ampliare i limiti di stabilità è tra i principali obiettivi del progetto Chairlift e per questo sono state svolte prove di limb blowout per le tre configurazioni del banco prova. Le prove consistono nel diminuire lentamente la portata di combustibile, mantenendo quella di aria costante fino all'estinzione di una fiamma. I risultati sono riportati nel grafico in termini di rapporto di equivalenza di limb blowout in funzione del pressure drop e quindi della portata d'aria. Come ci si aspettava, la stabilità peggiora leggermente per cadute di pressione maggiori, a causa del maggiore strain aerodinamico a cui è sottoposta la fiamma. Il risultato più sorprendente, però, è il fatto che le due configurazioni multipartner e il singolo bruciatore abbiano più o meno tutti i limiti di stabilità simili. Quindi, in queste condizioni, l'atteso miglioramento di stabilità della configurazione inclinata praticamente non è presente. Come si è detto, il principale metodo di stabilizzazione di questa tipologia di fiamme è la zona di ricircolo esterna. Mentre nella configurazione in linea le due zone di ricircolo esterna si rafforzano a vicenda perché le linee di flusso hanno la stessa direzione, nella configurazione inclinata la zona di ricircolo di un bruciatore è indebolita dal flusso di gas combusti provenienti dalla fiamma adiacente. Allo stesso tempo, però, i gas combusti forniscono calore e radicali attivati alla fiamma, migliorando la stabilità, cosa che non avviene nella configurazione in linea. Vedendo i risultati, sembra che questi due effetti si compensino a vicenda. Se queste ipotesi sono corrette, sarebbe interessante andare a variare l'offset tra i bruciatori adiacenti per sfruttare entrambi i vantaggi. Facendo un confronto con studi precedenti con un bruciatore singolo, si può vedere come, nel nostro caso, la stabilità risulti significativamente migliorata in tutte e tre le configurazioni. Il confronto, però, deve essere fatto con attenzione, perché questi studi utilizzavano condizioni operative diverse dalle nostre, in particolare un certo preriscaldamento dell'aria in ingresso che nel nostro caso è assente. Infatti, la bassa temperatura dell'aria in ingresso potrebbe proprio essere la causa dell'aumento di stabilità, poiché a causa dei lunghi tempi di evaporazione del cherosene a bassa temperatura, il tempo disponibile per la miscelazione di aria e combustibile diminuisce e quindi alla base della fiamma sono presenti condizioni localmente più ricche del rapporto di equivalenza globale. Questo è un vantaggio in termini di stabilità della fiamma, ma un problema per le emissioni di NOx, che aumentano a causa delle zone localmente più ricche e quindi più calde. Saranno necessarie prove con preriscaldamento dell'aria per trovare i limiti di stabilità in condizioni più realistiche e verificare che il livello di mixing raggiunto alla base della fiamma sia adeguato a ridurre le emissioni di NOx. La struttura della fiamma è spiegata con la tecnica dell'OH-chemiluminescenza. La chemiluminescenza consiste nell'emissione di una radiazione elettromagnetica a seguito di una reazione chimica e avviene spontaneamente nella reazione di combustione. In figura è lo spettro di emissione di una fiamma premiscelata metano-aria, in cui si possono vedere le emissioni dei radicali OH, CH e C2 star sovrapposte alle emissioni a banda larga della CO2 star. Il radicale OH è il più usato per caratterizzare le condizioni della fiamma perché è correlato al rilascio termico. In fiamme turbolente non premiscelate, però, l'emissione è influenzata dalle condizioni locali di strain rate e intensità di turbolenza e per questo non può essere usata per misurazioni quantitative, ma solo per caratterizzare qualitativamente la zona di reazione. La chemiluminescenza è una tecnica integrale line of sight, cioè l'emissione rilevata deriva dalla somma di tutti i contributi che si trovano davanti allo strumento. Lo strumento utilizzato è una telecamera dotata di intensificatore d'immagine con lenti UV e filtro UV passabanda con il picco di trasmissività in corrispondenza del picco di emissione dell'OH alla lunghezza d'onda di circa 309 nanometri. Le due immagini mostrano le mappe di OH chemiluminescenza mediate nel tempo ottenute con le due diverse configurazioni multipartner. In entrambi i casi si vede come la zona di reazione sia nettamente distaccata dall'uscita dell'ugello. Nella configurazione inclinata si può notare come la zona di reazione sia fortemente asimmetrica rispetto all'asse del bruciatore, con l'intensità di OH chemiluminescenza elevata dalla parte della parete dello scalino. Questo avviene poiché i gas combusti provenienti dalla fiamma adiacente vanno a diluire la miscela fresca dal lato aperto del dome, ed essendo il prodotto di una combustione magra sono esausti e quindi diminuiscono la reattività in questa zona e le emissioni.
configurazione di OH. Per quanto riguarda la configurazione in linea, la fiamma è simmetrica rispetto all'asse del bruciatore e le zone di massima intensità si trovano ad una certa distanza dall'asse. Facendo un confronto con la mappa di OH Chemiluminescenza di Casavo, che ha fatto le sue misure con un singolo bruciatore in una camera cilindrica con un gel molto simile al nostro, nel suo caso il picco di intensità si trova lungo l'asse del burner, mentre nel nostro caso la zona di reazione sembra seguire la distribuzione dello spray a causa del minore mixing dovuto alla bassa temperatura. Le fiamme liftate sono caratterizzate da un parametro detto lift off height, che rappresenta la distanza della base della fiamma dall'uscita dell'ugello. Per questo studio la lift off height è stata definita come la distanza tra l'uscita dell'ugello e la linea orizzontale a monte della quale è presente il 10% dell'intensità di OH luminescenza totale, e quindi il 90% dell'emissione si trova a valle di questa linea. Il calcolo è stato svolto in ambiente MATLAB con il procedimento che è mostrato in figura. Quindi, a partire dall'immagine completa mediata nel tempo, si va a ritagliare l'area di interesse e poi si va a sommare l'intensità dei pixel su ogni riga dell'immagine. Quindi viene calcolata la cumulata dell'intensità sommata sulle righe a partire dall'uscita dell'ugello e la lift off height si trova quando la cumulata raggiunge il 10% della somma di tutte le intensità. I due grafici riportano l'influenza del pressure drop e del rapporto di equivalenza sulla lift off height, insieme ai risultati dello studio di Casavov. Per entrambe le configurazioni, la lift off height aumenta con il pressure drop in accordo con i risultati di Casavov. Infatti, la fiamma liftata si stabilizza dove localmente la velocità del flusso eguaglia quella di combustione, e aumentando la portata d'aria è necessaria una maggiore distanza dall'ugello per raggiungere tale equilibrio. L'effetto del rapporto equivalenza è molto contenuto nel nostro caso, mentre nello studio di Casavov la lift off height diminuisce in modo significativo in condizioni più ricche. Questo ci porta ancora una volta a pensare che alla base della fiamma siano presenti condizioni più ricche del rapporto di equivalenza globale, che quindi non altera la posizione di stabilizzazione della fiamma. Anche in questo caso sono necessari test con aria preriscaldata per verificare queste ipotesi. In conclusione, questo studio ha riguardato l'analisi sperimentale di un innovativo concept di combustore che combina l'utilizzo di fiamme lifted con la disposizione liquidale dei bruciatori. Prove reattive sono state fatte misurando i limiti di stabilità che sorprendentemente sono stati trovati essere simili per le tre configurazioni del banco, con un miglioramento rispetto a studi precedenti. Immagini di OH chemiluminescenza sono state acquisite nelle due configurazioni multiburner per studiare la struttura della fiamma. Inoltre è stata calcolata la lift off height al variare di pressure drop e rapporto di equivalenza. Quello che è emerso da tutte queste misure è che in queste condizioni, a causa della bassa temperatura dell'aria in ingresso, la fiamma liftata non si comporta come magra premiscelata, ma più come diffusiva, e per questo motivo sono necessari test con aria preriscaldata. Inoltre, in futuro sono in programma misure del campo di velocità con tecnica PIV per indagare il campo di moto con particolare attenzione al processo di stabilizzazione della fiamma. E inoltre verrà variata l'inclinazione dei bruciatori per vedere l'effetto di questo parametro sulla stabilità e sulle caratteristiche della fiamma. Io con questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a lei, Sofia. In questo caso apro la discussione chiedendo ai colleghi se hanno delle domande per la candidata. Sì, io avrei da fare una domanda, Marco, se posso. Prego, prego, professor Marconcini. Sì, complimenti per lo studio, che è sicuramente molto interessante. Mi domandavo una cosa, però, dato che i bruciatori sono inclinati, sono sfalsati dallo schema che ci ha fatto vedere, proprio perché appunto si vuole sfruttare il fatto che una fiamma possa interagire con la fiamma del bruciatore adiacente, quindi, come ha fatto vedere, avere poi un vantaggio. Però in quel caso la fiamma viene anche a contatto con la parete dell'iniettore del bruciatore adiacente, quindi ci sono problemi di raffreddamento con queste configurazioni di controllo della temperatura? Sicuramente il raffreddamento della parete del gradino è un aspetto critico del concept, che ancora deve essere investigato in realtà in modo più approfondito, perché effettivamente è una zona in cui il carico termico è molto elevato. Inoltre anche sullo spigolo possiamo avere una serie di accumulo di tensioni e carico termico. Quindi quello che verrà fatto probabilmente è un reshaping del gradino per avere una forma più, per seguire insomma meglio anche le linee di flusso e quindi migliorare sia poter raffreddare meglio
che anche per quanto riguarda il campo di moto, insomma, riuscire a favorire questo scambio. Quindi la forma appunto di questi gradini ancora deve essere ottimizzata, diciamo, per applicazioni reali. Bene, la ringrazio. Avrei anch'io una curiosità da chiedere a Silvia. Riguardo alla stabilità della fiamma, avete già cominciato a guardare anche eventuali fluttuazioni acustiche, termoacustiche della camera di combustione? Come prevedete che possano essere trattate e su cosa possono influire? Allora, le fiamme liftate dovrebbero avere buone caratteristiche dal punto di vista di stabilità aria-acustica, perché appunto lo spazio tra l'uscita dell'ugello e la base della fiamma riesce un po' a smorzare anche le oscillazioni di pressione. Quindi per ora non è prevista una campagna sperimentale in merito per quanto riguarda l'acustica, però già da studi precedenti si è visto come sia le fiamme liftate e in particolare il fatto di farle interagire dovrebbe riuscire a smorzare il grosso delle instabilità acustiche. Quindi è proprio il fatto che siano liftate che dovrebbe aiutare, ecco. Benissimo, grazie. Ancora complimenti per l'ottimo lavoro. Grazie. Ringrazio anche l'ingegner Pinelli. Avrei una rapida domanda anche io, di carattere però più generale. Vorrei sapere, nel svolgimento di questa attività presso un centro di ricerca all'estero, attività di tipo sperimentale, se lei ha trovato nella sua preparazione lacune importanti che ha dovuto colmare o se globalmente invece ritiene la sua preparazione fosse adeguata per poi affrontare questa problematica. No, sinceramente non ho avuto grossi problemi, mi sono trovata molto bene, sono in Germania, e l'esperienza sperimentale avevo già fatto anche la tesi triennale, quindi per niente, cioè, non ho avuto punti problemi, mi hanno seguito e non ho dovuto integrare niente, quindi la preparazione era adeguata. Va bene, la ringrazio anche per questa conferma. Da parte mia si può anche lei accomodare. Sì. E noi passiamo al prossimo candidato, che è Mattia Masini, al quale adesso cedo il controllo. Intanto chiedo per favore a Sofia di spengere il microfono. Mattia, mi sente? Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, la sentiamo. Allora, condivido. È giusto? Sì, va bene, può procedere, allora, grazie. Sì. Allora, buongiorno a tutti, il presente studio tratta dell'analisi delle metodologie di software project management applicate ad un progetto che si applica nel contesto del settore ferroviario, nel contesto relativo alla gestione dei resi. Il distretto moda, infatti, un settore altamente dinamico e caratterizzato da prodotti aventi un ciclo vita piuttosto breve, si inquadra nel contesto del settore della gestione dei progetti, in quanto quest'ultimo riflette al meglio la dinamicità e gli obiettivi del settore moda, contribuendo a garantire dei robusti criteri di progettazione, a coordinare tra di sé più software provider e a garantire una gestione reattiva che si allinea con risorse, tempi e costi. Con il presente lavoro di tesi è stato in particolar modo seguito uno studio relativo all'analisi delle metodologie di gestione dei progetti preso in carica dalla software house, e al fine di confrontare le pratiche di gestione applicate sul campo con le best practice provenienti dall'analisi della letteratura. Il tutto al fine di evidenziare le criticità nell'attuale pratica di gestione e individuare infine delle soluzioni, dal momento che la software house, presa in esame nel caso studio, dovrà poi essere coinvolta in un nuovo progetto relativo alla gestione dei resi per conto di un altro cliente appartenente però allo stesso settore del gruppo Fashion Luxury. Per conseguire gli obiettivi è stato dapprima necessario effettuare una prima analisi della letteratura relativa ai framework delle metodologie di software project management, una seconda analisi della letteratura relativa a inquadrare il contesto della gestione dei resi nel settore moda e poi appunto è stato seguito il caso studio presso la software house Kyros. Il software project management si configura come una sottodisciplina afferente alla gestione dei progetti in cui i software devono essere pianificati, implementati, monitorati e rilasciati.
Si distinguono due filoni di metodi in letteratura. I primi sono i metodi tradizionali, tra cui il più noto è sicuramente l'approccio waterfall, che si basa su una serie di step sequenziali e rigorosamente documentati che si susseguono appunto a cascata. Il secondo filone di metodi è quello invece relativo alle metodologie agile che si focalizzano sul cliente e il più noto è sicuramente l'approccio Scrum, ovvero una metodologia incrementale basata su sprint tempificati i cui output fanno da input agli sprint successivi. Le metodologie ibride invece nascono per superare i limiti degli approcci tradizionali ed agile e si presenta qui il Water Scrum Fold in quanto ci sarà utile per introdurre il successivo caso studio. Water perché è necessario pianificare in maniera rigorosa i requisiti insieme al business, Scrum perché è necessario assicurarsi la parte centrale degli sviluppi sia effettivamente condotta in modalità agile e Fall per gestire la parte finale di rilascio la cui cadenza è fissata ancora una volta dal business. Prima di introdurre le modalità di gestione nel progetto si analizza il tipo di flusso che il cliente intende implementare. Il progetto infatti nasce dal trasferimento del polo logistico di un importante brand del settore fashion luxury dalla Svizzera all'Italia. A seguito del riassetto della logistica, infatti, il nuovo magazzino dovrà provvedere alla gestione di tutta la logistica inversa del brand. L'obiettivo della software house è quello di sviluppare, appunto, un software in grado di provvedere al tracciamento e al check-in delle varie pratiche di reso. I flussi relativi alle transazioni fisiche e commerciali che il cliente intende implementare sono due. Il primo è quello che fa riferimento alla gestione dei resi partenti dal negozio o dal magazzino e che transitano fisicamente presso il nuovo centro logistico, con l'emissione di ordini d'acquisto da parte dei brand. Il secondo è invece quello che fa riferimento alle triangolazioni, in cui la merce non passa fisicamente presso il nuovo magazzino, ma viene scambiata appunto tra magazzini coinvolti nella triangolazione con il cliente che emette delle fatture d'acquisto, essendo quindi promotore della triangolazione stessa. I flussi a sua volta si suddividono in 5 sottoprogetti a seconda dei vari software provider coinvolti in ciascun flusso. Nel caso di reso partente dal magazzino locale, RMX, ovvero il software che Kitos va a sviluppare, si dovrà interfacciare con Stealth per recuperare le informazioni necessarie al popolamento delle tabelle interne del software, con JDA per recuperare l'adiacenza del magazzino che allestisce il reso, con il gestionario del magazzino che allestisce il reso, e effettuando il controllo qualità e quindi la riqualifica una volta la merce giunge presso il nuovo polo logistico. Nel caso invece di reso partente dal negozio si inserisce nel flusso un'apposita applicazione sviluppata da un altro software provider è necessario per allestire il reso a livello di store sostituendo quindi il dipartimento di magazzino. È possibile che nel caso in cui il reso parte dal negozio le giacenze siano registrate non su JDA bensì su SAP e questo comporta la modifica di alcune funzionalità al flusso di RMX. Nel caso invece di triangolazione si inseriscono nel flusso i gestionali dei magazzini coinvolti nel processo ed è qui assente il processo di riqualifica. Infine, l'ultimo progetto riguarda l'abilitazione su RMX di tutte quelle funzionalità necessarie al fine di abilitare appunto il processo di riqualifica una volta la merce giunge presso il nuovo magazzino. Le due figure che si interfacciano per tutta la durata del progetto sono fondamentalmente il project manager del cliente e il project manager del team di sviluppo. Il PM cliente inizialmente elabora col business i requisiti iniziali e la pianificazione iniziale del progetto, elaborando quindi il diagramma di Gantt iniziale. Il project manager del team di sviluppo quindi prende nota di requisiti e pianificazione iniziale e comincia a collaborare con l'analista funzionale per elaborare il product backlog, ovvero un documento tecnico in cui viene descritto nel dettaglio tutto ciò che poi dovrà essere sviluppato e che viene appunto inviato all'architetto software che appunto sviluppa e delega gli sviluppi ai programmatori e successivamente si aggiunge anche il tester che avrà il compito di verificare la corrispondenza tra quanto sviluppato e quanto richiesto dal cliente. Si aggiunge al team anche l'IT Retail Specialist che assiste appunto il team di sviluppo soprattutto in fase di assistenza post rilascio. Come si può vedere dal Gantt, il progetto si suddivide in 5 sottoprogetti appunto relativamente ai sottoprogetti descritti in precedenza e come ogni sottoprogetto è suddiviso appunto in 4 fasi, la fase di sviluppo e test interno, una di integration test, una di end-to-end e una di OAT. Si può vedere come è previsto un unico rilascio finale al termine del buon esito di ogni OAT e come i vari test siano gestiti in una relazione finish to start tipica dell'approccio waterfall e questo è ancora più evidente se si guarda al Gantt del singolo team di sviluppo, in questo caso al Gantt del gruppo Kitos. Pianificazione iniziale, il project manager del gruppo di sviluppo comincia ad elaborare la VPS suddivisa per sottoprogetti in cui elenca
i vari requisiti iniziali che sono espressi nel documento iniziale, nel documento funzionale del cliente. Questa attività costituirà la base su cui poi verranno elaborate le product backlog che serviranno a sua volta in fase di avvio di ciascuno sprint. Proprio la fase centrale di sviluppo viene gestita con una modalità agile e quindi con una successione di sprint. Come visto dall'analisi dei flussi, infatti, RMX è il tramite di molte funzionalità specifiche tra i vari flussi, ma anche di funzionalità comune, e quindi si individua un primo blocco di funzionalità condivise tra tutti i sottoprogetti che fanno riferimento al tracciamento di una pratica di reso. E si parte quindi dalla pianificazione degli sprint, procedendo poi a cascata al completamento dei successivi. Gli sprint hanno tutti la stessa struttura e si compongono di una fase di analisi, una di sviluppo e una di test. Lo sprint termina o in corrispondenza del buon esito del test interno, oppure relativamente alla conclusione di un altro sprint relativo alla risoluzione di bug. In parallelo però agli sviluppi dello sprint in corso è possibile procedere all'analisi dello sprint successivo. Si nota però come gli sprint non hanno tutti la stessa durata, infatti per il progetto di warehouse operation che esula dal tracciamento di un ticket di reso, si sceglie una durata di 4 settimane anziché di una sola settimana, e questo per garantire alle risorse coinvolte nel progetto di gestire al meglio attività trasversali tra di sé. Infine, al termine di tutti gli sprint di sviluppo, si propone una demo finale degli sviluppi in cui si coinvolge anche il project manager del cliente. La fase finale di test è gestita di nuovo con un approccio waterfall. Durante gli integration test, i power user, ovvero gli utenti abilitati a condurre i vari test, verificano il corretto funzionamento di tutte le funzionalità che necessitano l'interfaccia con un altro team. La presenza del project manager durante questo tipo di test comporta le prime richieste di modifica derivanti dalla configurazione delle interfacce. All'end-to-end si accede soltanto dopo che tutti i team hanno correttamente ultimato la fase di integration test. E vi partecipano tutti i power user di tutti i team, e l'utilità del test in questione è quella di ripercorrere il flusso completo delle operazioni per prepararsi al successivo AT. A questo infatti prendono parte anche il business e gli utenti finali. Si nota però come una gestione finish to start di queste sessioni sia molto rischiosa, in quanto l'insorgere di un bug o di una richiesta di modifica nelle fasi finali necessiterebbe di ripercorrere di nuovo tutto il ciclo di test, aumentando così il rischio di riscontrare ritardi nelle sessioni finali. Quindi le modalità di gestione utilizzate dal team, si verifica adesso se queste pratiche siano meno efficaci a garantire il corretto avanzamento del progetto. Per farlo si considerano gli statement of work condivisi dal project manager del cliente. Come da prassi agile, si condivide infatti uno statement of work che però si interrompe in corrispondenza del termine degli sviluppi, poiché il project manager del cliente tiene traccia solo dei requisiti iniziali, perdendo visibilità sulle richieste di modifica e di bug che possono eventualmente emergere nelle successive fasi di test. È stato quindi necessario effettuare un'analisi aggiuntiva per studiare l'impatto delle richieste di modifiche e debug emerse nei vari test raccolti fino alla settimana in cui era inizialmente previsto il go live e che hanno infatti poi condotto alla rischedulazione finale del progetto. Ci si illustra adesso brevemente l'impatto delle richieste di modifiche e debug nei vari sottoprogetti. Da questa analisi si nota infatti come in questo primo sottoprogetto emergano un numero elevato di change request in end-to-end e in OAT, e di come l'impatto delle CR in termini di ore di sviluppo sia critico soprattutto nella fase di end-to-end. Qui invece il numero di CR è contenuto, ma il carico di ore associato non è trascurabile, soprattutto per l'unica CR emersa in OAT. Qui invece si nota come si riscontra un andamento decrescente sia nel numero che nel carico di ore associato alle change request e ai bug, e le principali criticità si riscontrano quindi nella prima sessione di test. Per quanto riguarda il sottoprogetto di Warehouse Operation, il carico di ore associato alle richieste di modifica è molto significativo, addirittura crescente, end-to-end e UAT. Ed infine, nell'ultimo sottoprogetto di triangolazione, si nota anche qui un numero contenuto di change request. Però anche qui impattano in maniera non trascurabile, anche questa volta in end-to-end soprattutto e in UAT. Quindi, nel complesso, abbiamo analizzato come in ogni sessione di test di ciascun sottoprogetto la gestione delle richieste di modifica sia dunque critica, e le scadenze associate alle sessioni di test, e in particolare a quelle di end-to-end e UAT, non sono sufficienti ad assorbire il carico di change request e di bug che emergono progressivamente per i vari sottoprogetti. Sono stati infatti commessi degli errori nella valutazione iniziale delle scadenze, in cui non si è tenuto conto del rischio legato soprattutto al graduale coinvolgimento di nuovi utenti nelle varie sessioni di test, e che ha condotto ad un andamento crescente non solo nel numero di change request, ma anche nel carico di ore necessario per porvi rimedio. Oltre a questo, nonostante si sia eseguito un approccio agile in termini di definizione degli sprint di sviluppo,
non si è seguito uno dei principi cardine di questa metodologia, che, come evidenziato appunto dall'analisi della letteratura, prevede la necessità di ricevere il più velocemente possibile il feedback anche da parte di utenti che sono esterni al team di sviluppo. Inoltre, l'approccio waterfall utilizzato per gestire la fase finale di test comporta come tanto più tardi si manifesti una modifica di requisito, tanto maggiore sarà la finestra temporale necessaria per ripercorrere il ciclo di test e presentare la feature corretta al successivo test, ulteriore causa di questo andamento crescente dell'impatto delle change request. La conseguenza di tutto ciò è il fatto che è necessario appunto rischedulare di nuovo il progetto e il business nella settimana in cui era previsto inizialmente il live iniziale è costretto a cambiare strategia di pianificazione, prevedendo non più un unico rilascio finale al termine di ogni OAT, ma prevedendo appunto dei rilasci suddivisi per sottoprogetto e stabiliti in base all'impatto delle richieste di modifica che sono emerse per ogni team, per ogni sottoprogetto. Il progetto verrà quindi la propria conclusione seguendo l'attuale pianificazione. Si propongono quindi delle soluzioni per allineare le attuali pratiche di gestione con le best practice provenienti dall'analisi della letteratura. Una prima soluzione potrebbe essere quella di prevedere ad una pianificazione bottom-up piuttosto che top-down, in cui si coinvolga il project manager del cliente già a partire dalla prima fase di pianificazione, e che quindi rimandi ai team di sviluppo un'autovalutazione interna delle scadenze successivamente all'elaborazione dei requisiti iniziali. Si provvede poi a prevedere appunto ad un maggiore coinvolgimento degli utenti nelle varie fasi di test, in particolare coinvolgere l'utente finale al termine di sprint di sviluppo per ricevere un feedback che attualmente lo si riceve soltanto al termine dell'UAT. E inoltre coinvolgere al termine della demo di tutti gli sviluppi anche gli utenti che attualmente vengono coinvolti soltanto in fase di end-to-end, con il rischio appunto di ulteriori change request e bug emersi appunto in questa fase, che attualmente viene gestita non come un semplice controllo QAT, ma come un secondo stage di integrazione. Inoltre si propone di eseguire uno statement of work interno al team di sviluppo per tenere traccia di tutte quelle task, e in particolar modo appunto delle richieste di modifica, di cui il project manager del cliente non tiene traccia, e soprattutto perché il team di Kitos dovrà gestire anche altri progetti per conto di altri clienti, quindi la visualizzazione condivisa del quadro delle attività in corso è fondamentale. Infine, un'altra soluzione potrebbe essere quella, prevedendo appunto la suddivisione sempre in sottoprogetti, di rilasciare un progetto pilota, per evidenziare eventuali ed ulteriori criticità in un tempo più breve ed evitare i rischi maggiori, che sono appunto quelli legati ad una rischedulazione finale del progetto e a un cambio di strategia a ridosso della data del go live. Si conclude quindi analizzando come le modalità di gestione tradizionali non siano state cannibalizzate dai più moderni approcci agile e come nella pratica l'utilizzo rigoroso della singola metodologia di gestione dei progetti sia piuttosto sporadico. C'è una spinta verso l'utilizzo delle metodologie ibride e infatti alla pianificazione rigorosa richiesta dal business ci si deve assicurare che la parte centrale degli sviluppi sia condotta in modalità agile al fine di aumentare la velocità degli sviluppi, coordinare fra di sé un numero ampio di risorse e garantire il coinvolgimento graduale degli utenti nelle varie sessioni di test. Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, si propone di verificare che nella pratica delle software house impegnate in progetti di integrazione software per il settore moda, l'utilizzo di metodologie ibride sia una prassi consolidata e di verificare se l'utilizzo di una pratica di gestione che sia strettamente agile porti a dei vantaggi in dei progetti che si applicano in contesti uguali ma di dimensioni più contenute. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie Mattia per la sua presentazione. Anche in questo caso chiedo ai colleghi se hanno delle domande per il candidato. Provo io. Prego. Sì, grazie Mattia della presentazione. Dunque, se ho capito un elemento di miglioramento che tu proponi è quello di favorire il coinvolgimento in itinere dell'utente finale per evitare di sbagliare, di prendere gli errori appena si possono manifestare e non dover correggere alla fine, in questo risparmiando tempo. Sì. Però
Per mia esperienza personale diretta so anche, ma questo sicuramente ci avete già pensato, che coinvolgere l'utente nella fase di sviluppo non è una cosa, diciamo, del tutto priva di rischi e che non allunga il processo di sviluppo, che è proprio la ragione per la quale di solito si tiene fuori dal processo di sviluppo, perché se riesci in ogni sprint tu rientri in un loop che poi ti può portare difficilmente ad essere, diciamo, conforme con le deliverable e con le scadenze che lo stesso cliente ti dà. Quindi, dicevo, questa modalità, al di là del principio generale che è bene coinvolgerlo per anticipare gli errori, però la modalità con cui si coinvolge poi deve essere studiata molto bene, perché altrimenti rischi di allungarti i tempi e poi il cliente ti ritenga responsabile dei tempi che si sono allungati per il fatto che tu l'hai coinvolto. Avete un po' pensato a questa cosa? Allora, il fatto ovviamente di coinvolgere ovviamente l'utente, o quindi una figura che utilizzerà effettivamente le funzionalità del software già in fase di sviluppo, farebbe aumentare in potenza le richieste di modifica in questa fase. Il coinvolgimento anticipato però è stato, diciamo, pensato per risolvere fatto che utilizzando questo tipo di modalità ibrida che prevede una fase finale di test che appunto devono essere eseguite a cascata, con la conseguenza che l'eventuale emergere di una change request in uno di questi test comporta appunto la necessità di ripercorrere tutto il ciclo, comporta il fatto che se l'utente finale viene coinvolto soltanto appunto in UAT, il problema è che deve essere appunto ripetuta tutto il ciclo di test. Quindi già a partire appunto dalla pianificazione iniziale, coinvolgendo appunto gli utenti direttamente interessati e appartenenti al team di sviluppo, si potrebbe proporre di, appunto al diagramma quello proposto inizialmente dal cliente, ora lo ritrovo, questo qui, di appunto vedere delle sessioni di sviluppo sicuramente maggiori, perché ovviamente il carico di CR bug che potrebbero venire fuori in questa fase potrebbero essere più grandi. Però, per esempio, in questa fase si vede come le sessioni di test previste sono troppo limitate per gestire poi l'approccio che verrà utilizzato nelle fasi di test. Quindi il coinvolgimento dell'utente va proprio a risolvere questa problematica legata alla compressione finale di queste sessioni. Ho capito. E c'è l'animo di provare, diciamo, in un progetto futuro questo approccio modificato? Sì, perché appunto questa software house sarà impegnata in un nuovo progetto che verrà gestito sempre da un cliente diverso, però appartenente alla stessa holding del cliente attuale. Quindi probabilmente si troverà a praticamente gestire il progetto con lo stesso project manager in pratica, perché il project manager è quello del gruppo stesso. Okay. Quindi le modalità saranno molto simili. Bene, grazie. Non mi sembra non ci siano altre domande, quindi ringrazio sia il professor Visentin per aver fatto la domanda e anche il candidato per la risposta, e lo prego, a questo punto si può accomodare anche lui. Passiamo al candidato. Grazie. Successivo, che è Niccolò Pezzati. Sì, ci sono. Allora. Mi sentite? Sì, la sentiamo. E in questo momento le sto anche passando il controllo, in modo che lei possa condividere la sua presentazione con tutta la commissione. Okay. Bene, a lei la parola. Sì, allora. Buongiorno a tutti, sono Niccolò Pezzati e questo è il titolo della mia tesi di laurea magistrale. Studio della produzione di componenti freeform per l'ottica e analisi di possibili miglioramenti. Nonostante la situazione attuale, ho avuto la possibilità di svolgere, seppur in parte, la mia tesi all'estero, nello specifico alla UCD di Dublino. Siamo partiti con l'idea di produrre componenti freeform che potessero essere utilizzati nel campo dell'ottica e che fossero caratterizzati da una elevata accuratezza superficiale. Si parla infatti di nanometri per la rugosità e di micron per i difetti di forma. Esistono molteplici geometrie freeform che consentono di ottenere benefici in ambiti differenti,
Sulla base di queste geometrie e delle caratteristiche superficiali richieste, abbiamo analizzato le principali tecnologie produttive per concentrarci infine sulla single point diamond turning. Abbiamo identificato vantaggi e limitazioni di questa tecnologia per individuare possibili miglioramenti da apportare al macchinario in utilizzo alla University College Dublin. Come possiamo vedere dagli esempi riportati nella slide, a differenza delle superfici convenzionali, i componenti freeform non sono assi asimmetrici e, in base alla funzione per la quale sono progettati, possono assumere geometrie particolari. Gli ambiti in cui vengono utilizzati sono molteplici. Sfruttando le eccellenti prestazioni ottiche, vengono ad esempio adottati nel campo dell'astronomia, oppure, grazie all'elevato controllo della densità della luce che queste superfici garantiscono, in varie applicazioni di illuminazione. Sono tuttavia caratterizzate da un'elevata complessità della lavorazione che richiede tempi e costi superiori alle lavorazioni classiche, che ne limita quindi l'applicazione. Vi sono diverse tecnologie che sono state utilizzate per la realizzazione di questi componenti, come ad esempio la rettifica e la fresatura ad alta precisione ed il processo di fly cutting. Negli ultimi anni, tuttavia, ha preso sempre più piede la single point diamond turning, una operazione di micro tornitura grazie alla quale si riesce ad ottenere una eccellente qualità superficiale senza la necessità di post lavorazioni. Nella slide si può notare uno schema generale della lavorazione e dei valori indicativi per i parametri di lavoro. Come detto, si tratta di una lavorazione di microtornitura nella quale si utilizza una punta diamantata per la realizzazione di componenti assial simmetrici. Esistono poi due varianti della single point diamond turning che consentono di realizzare invece anche superfici non assial simmetriche, grazie ad un movimento di traslazione orizzontale dell'utensile che vedremo nel prossimo video. La prima variante prende il nome di Fast Tool Servo, dove, per diminuire il tempo di lavorazione, si va ad introdurre una traslazione repentina dell'utensile in direzione orizzontale che entra ed esce nella superficie diverse volte durante una singola rivoluzione. In questo modo l'utensile riesce a generare piccole features sulla superficie del pezzo in tempi ridotti. Vediamo adesso invece la cosiddetta Slow Tool Servo, soluzione utilizzata nei laboratori di Dublino, che garantisce nuovamente la possibilità di effettuare una traslazione in direzione orizzontale, ma in questo caso ad una velocità ridotta. Questa riduzione di velocità è tuttavia in grado di garantire livelli di accuratezza superficiali superiori. Nell'immagine a sinistra vediamo una fotografia del macchinario utilizzato alla UCD e cerchiato in azzurro si può notare l'apposito utensile per il processo di microtornitura. Dal modello CAD sulla destra, invece, possiamo vedere quali siano gli assi di lavoro. La torretta di sinistra, sulla quale troviamo il pezzo da lavorare, può ruotare attorno al suo asse di rotazione B. Un discorso analogo per la torretta destra, dove abbiamo invece gli utensili, che può a sua volta ruotare attorno a D. Abbiamo poi, ovviamente, l'asse di rotazione C del mandrino e, per concludere, a differenza di quanto visto in precedenza nel video, la traslazione dell'utensile, caratteristica della Slow Tool Servo, in questo caso, è assegnata al pezzo da lavorare, che può appunto traslare in direzione W. Il movimento di questi assi viene combinato in modo simultaneo al fine di realizzare le superfici desiderate. Nel corso degli anni sono state studiate diverse miglioramenti per questa tecnologia. Tuttavia, le superfici lavorate presentano ancora dei difetti geometrici e di rugosità superficiali. Tali difetti, seppur estremamente piccoli, possono influire negativamente sulle prestazioni del componente realizzato. È quindi di fondamentale importanza identificarli e comprenderne le cause scatenanti. In generale, gli aspetti più importanti da considerare sono il controllo dei parametri di lavoro, che possono essere identificati tramite appositi modelli che, sfruttando dati sperimentali, restituiscono i valori ideali da adottare, l'ottimizzazione del percorso utensile, dove si tiene conto anche della corretta compensazione del raggio della punta diamantata, gli errori di allineamento dell'utensile, che, come vedremo, si differenziano in errori di allineamento in direzione X ed in direzione Y, ed infine il problema legato al processo di misurazione. In particolare, ogni volta che il componente viene rimosso dal macchinario, risulta complesso riposizionarlo nella corretta posizione, considerando che si tratta di oggetti non assial simmetrici. Dato che, per quanto riguarda la regolazione dei parametri di lavoro, il gruppo di Dublino utilizza già un modello che garantisce delle buone prestazioni e che anche per la seconda problematica il macchinario presenta in dotazione un apposito software che è in grado di generare un ottimo percorso utensile, ci siamo concentrati sull'analisi degli ultimi due aspetti.
Gli errori di allineamento si verificano quando l'utensile è disallineato rispetto all'asse del mandrino. Come detto in precedenza, tale situazione può verificarsi sia rispetto all'asse orizzontale sia rispetto a quello verticale. Nel primo caso, il componente lavorato presenterà un difetto noto con il nome di errore ogiva. Per spiegarlo, ipotizziamo di voler realizzare una superficie semisferica. Guardando il pezzo da lavorare frontalmente e schematizzando l'utensile con un cerchio, otteniamo la situazione presentata sulla sinistra. Il disallineamento dell'utensile può essere sia positivo sia negativo e in funzione di ciò si ottengono superfici finali differenti, come possiamo notare nell'immagine di destra. In particolare, in A è riportata la superficie idealmente desiderata, in B la situazione che si ottiene quando l'utensile è soggetto ad un disallineamento positivo, mentre in C quella che otteniamo per un disallineamento negativo. In fondo, nella slide, è riportata inoltre, omettendo i passaggi che ne hanno consentito l'identificazione, una formulazione per il calcolo di questo difetto in una semisfera in funzione della sua ordinata. Passando invece al disallineamento in direzione verticale, possiamo vedere sulla sinistra una schematizzazione del processo di lavoro. In questo caso l'utensile si muove in direzione ortogonale allo schermo e sono riportati i due casi che possono verificarsi. Il caso A, se l'utensile è posizionato al di sotto dell'asse, allora una volta terminato il processo la superficie del pezzo sarà caratterizzata da un difetto centrale di forma approssimativamente cilindrica. Caso B, invece, se l'utensile è posizionato al di sopra dell'asse, la superficie del componente lavorato avrà invece un difetto centrale di forma approssimativamente conica. Analizzando le superfici di alcuni provini lavorati con il macchinario, è stato notato, come si può vedere dagli screen riportati sulla destra, che il principale errore geometrico dell'ordine della decina di micron sia legato proprio al disallineamento in direzione verticale dell'utensile. Considerando il componente attualmente utilizzato, mostrato sulla sinistra, e come la sua posizione possa essere modificata nelle due direzioni, X ed Y, siamo giunti alla conclusione di dover progettare un nuovo supporto utensile. Infatti, mentre in direzione orizzontale la posizione è legata alla rotazione della torretta, e quindi la sua precisione è estremamente elevata, in direzione verticale questa regolazione diventa molto più approssimativa e, per piccoli spostamenti, insufficiente. Con l'attuale soluzione si ottiene infatti una regolazione fine con una precisione di circa una decina di micron, mentre per rispettare la specifica avremo bisogno di un'accuratezza inferiore al micron. Lo scopo della riprogettazione è quindi quello di creare una nuova struttura che possa essere spostata lungo l'asse verticale in modo estremamente accurato. A tal fine sono state analizzate diverse possibili soluzioni e tra queste abbiamo deciso di utilizzare una vita differenziale. Questo perché, oltre ad una estrema semplicità di funzionamento ed un costo molto contenuto, tale soluzione garantisce anche uno spostamento per grado di 2 decimi di micron. Tralasciando poi tutti i passaggi legati alla riprogettazione del supporto, possiamo dire che, per utilizzare la vite differenziale, è stato necessario creare una nuova struttura costituita da due parti, una solidale al corpo della macchina ed è quella riportata in figura in alto, e l'altra che, utilizzando la vite differenziale stessa, possa garantire lo spostamento fine della punta dell'utensile di cui abbiamo bisogno, ed è quella riportata in figura in basso. Per concludere il processo di riprogettazione dello strumento, abbiamo effettuato un'ulteriore valutazione. In particolare, il componente inizialmente riprogettato aveva una massa più elevata di quello originale. Come si può vedere dalla vista dall'alto nella slide, questa massa, cercata in rosso, si trova lontana dall'asse di rotazione della torretta destra. Abbiamo quindi studiato una riduzione della massa del supporto per garantire che la macchina, essendo stata tirata su quelle inerzie, funzioni esattamente nello stesso modo. Come si nota dalle immagini comparative, siamo quindi andati a rimuovere del materiale e, in particolare, abbiamo considerato due soluzioni alleggerite che consentissero di ottenere una massa analoga a quella del componente originale. Nonostante le forze in gioco siano di bassa entità, per valutare deformazioni e sollecitazioni, si è ritenuto opportuno effettuare un'analisi agli elementi finiti per i tre diversi casi. Dall'analisi è emerso che la soluzione ideale fosse quella con alleggerimento a croce, riportata in basso. Tale soluzione è infatti quella più leggera, pur non riducendone la rigidezza complessiva. Terminata la fase di riprogettazione ed effettuata la messa in tavola dei vari elementi, la struttura riprogettata è stata mandata in produzione. Prima di poter iniziare a utilizzare il nuovo strumento che abbiamo progettato, occorre individuare la sua posizione esatta.
Per far ciò verrà montata una sonda ottica collegata direttamente al macchinario e questa sonda servirà anche per verificare il corretto posizionamento dell'utensile rispetto al componente da lavorare durante le varie operazioni di settaggio. Attualmente, invece, per valutarne il posizionamento, il pezzo viene rimosso dal mandrino e misurato esternamente alla macchina. Poi, in funzione dei difetti presenti sulla superficie, si va a modificare il posizionamento dell'utensile stesso. Questa soluzione, oltre a risultare dispendiosa dal punto di vista del tempo, presenta anche un problema, in quanto ogni volta che il componente viene rimosso dal macchinario, risulta poi complesso riposizionarlo nella posizione precedentemente occupata. Per concludere, a causa della pandemia, che mi ha costretto a rientrare prima del tempo, non ho potuto assistere alla produzione ed installazione dell'utensile sulla macchina. Non appena la situazione lo permetterà, è previsto però di montare il nuovo supporto utensile, la soluzione per la misurazione ottica, ed andare a confrontare i risultati così ottenibili con quelli precedenti. Se tale valutazione dovesse dare esiti positivi, si potrebbe passare poi ad ulteriori considerazioni migliorative. Potrebbe essere interessante, ad esempio, uno studio per l'incremento della produttività di questa tecnologia, in modo da poterla rendere utilizzabile anche in altri ambiti meno specifici. Vi ringrazio per l'attenzione, sono disponibile per eventuali domande. Grazie, ringrazio il candidato Niccolò Pezzati e chiedo appunto ai colleghi se hanno delle domande da rivolgergli. Ho io un paio di domande per lei. La prima, vorrei sapere qual è l'entità delle forze di taglio in questo tipo di lavorazione? Allora, in questo tipo di lavorazione, premessa, i materiali lavorati tipicamente sono, il materiale più resistente è l'alluminio e poi vengono utilizzati materiali polimerici. La forza di taglio è sui 5 newton, quindi sono forze sostanzialmente basse, infatti sì, per molto, la molto piccole, sì, resistenza sì, della struttura. Prego. No, dicevo, per la resistenza della struttura non c'erano assolutamente problemi. Immagino però anche per la rigidezza, tutto sommato. Infatti anche per la rigidezza le differenze tra la soluzione alleggerita e la soluzione non alleggerita non erano così elevate. Ecco, l'altra cosa che volevo chiedere, ci ha mostrato, mi sembra nella slide 8 se ricordo bene, il sistema di regolazione con mediante una, quella vite. Forse sì, forse la 9, ecco, la 8, la 9, sì. Se ho ben capito la vite permette di fare una regolazione micrometrica. Sì, è una vite di... Continui pure, scusi. No, prego, prego. No, dicevo semplicemente il tipo, è una vite M5, M4, quindi per una rotazione completa c'è un passo di 0,1 mm. Perfetto. Ecco, volevo capire, uno, come viene fatta, quindi, cioè come capisce, cioè come viene fatta la regolazione, nel senso in base all'angolo di rotazione, controllando l'angolo, e le faccio subito la seconda domanda. C'è poi un sistema di blocco della posizione oppure... Allora, innanzitutto, velocemente, la seconda domanda. Questo è il sistema studiato per il blocco. Quindi ci sono questi due blocchetti posizionati lateralmente che vanno all'interno dei quali queste tre sedi per viti a sinistra e a destra si vanno a inserire delle viti che entrano a contatto con una sorta di bronzina che va a creare una forza di attrito sul componente che va a toccare poi e quindi rimane bloccato. Chiaramente, anche se le forze erano basse, la resistenza della vite differenziale non probabilmente avrebbe retto, però per sicurezza appunto c'è un sistema di bloccaggio ulteriore. E qual è la domanda? Come fa, quindi, come fa, è chiaro c'è una relazione, no, lineare tra angolo di rotazione della vite e spostamento. Però come fa a determinarlo, ecco? Allora, attualmente la posizione dell'utensile viene calcolata in maniera indiretta. Che cosa intendo? Si va a effettuare una lavorazione su un provino, si va a, quindi con un determinato settaggio dell'utensile si va a effettuare una lavorazione, tipicamente per queste prove si fanno lavorazioni semplici. Quindi si va a realizzare un piano o una semisfera, dopodiché il componente lavorato, il provino, viene rimosso dal macchinario e viene misurato. In funzione del difetto presente sulla superficie, tipicamente
come dicevo, il disallineamento in direzione verticale va a generare un difetto di questo tipo, quindi una superficie circa cilindrica o circa conica, si va a misurare il diametro di questo, per esempio, il cilindro o anche il cono, e il disallineamento sarà banalmente la metà del valore, quindi se viene ottenuto un cilindro si capisce che l'utensile deve essere spostato verso l'alto, se si ottiene un cilindro l'utensile dovrà essere traslato verso il basso. La dimensione, appunto, invece dalla misurazione si dimezza il valore del diametro, in funzione di quello si va ad ottenere quanto effettivamente deve essere movimentata la vite differenziale, quanto debba essere ruotata. L'idea era quella di utilizzare invece la sonda, quindi evitare di andare a rimuovere il macchinario e il componente tutte le volte, perché questa è una, soprattutto in fase di settaggio, una cosa che viene fatta molte volte, perché capita di doverlo spostare, poi si rimisura, si vede che c'è un altro errore, quindi va rimisurato nuovamente, e questa è una cosa che porta chiaramente i problemi di cui parlavo in precedenza. Bene, ringrazio. Chiedo se ci sono altre domande da parte dei colleghi. Sembra di no, quindi anche lei per il momento ha terminato, si può accomodare, e passiamo al prossimo candidato, che è Matteo Pizzicori, che invito a attivare la telecamera e il microfono, e gli ho anche passato il controllo. Buongiorno a tutti. Affinché possa condividere la sua presentazione. Buongiorno Matteo. Si dovrebbe vedere lo schermo, si vede la presentazione. Sì, confermo. A te la parola. Okay. Buongiorno a tutti, sono Matteo Pizzicori e oggi vi presento la mia tesi dal titolo Sviluppo delle funzionalità di un motociclo sperimentale per la conduzione di prove secondo i protocolli Abram e Pyrrhus, con misurazione della coppia di sterzo. La sicurezza stradale è un tema centrale nei programmi dell'Unione Europea e infatti condotti numerosi progetti volti all'incremento della sicurezza dei veicoli e in particolare dei veicoli a due ruote. Uno dei progetti più importanti è stato il progetto PISA, il quale ha consentito di individuare quali fossero i sistemi di sicurezza più efficaci a ridurre la gravità degli incidenti. Il più efficace si è rivelato essere un dispositivo capace di rallentare autonomamente la marcia del motociclo in condizioni di pericolo. Questo dispositivo prende il nome di Motorcycle Autonomous Emergency Braking, o MAEB. Nell'ambito del successivo progetto Abram sono state condotte una serie di prove di accettabilità di eventi di decelerazione in attesa dei motocicli. La decelerazione veniva richiesta a distanza tramite un radiocomando e raggiungeva valori massimi pari a 0,1 G. Nell'ambito del progetto Pioneers, infine, il dispositivo di frenata automatica è stato equipaggiato su veicoli molto più avanzati ed è stato testato in maniera approfondita, sfruttando appunto un radiocomando per l'attivazione remota e attivando la frenata in situazioni inattese per i conducenti. Questi veicoli così equipaggiati rappresentano lo stato dell'arte del settore automotive. Nel mio lavoro di tesi ho utilizzato il motociclo sviluppato nel progetto PISA, dove è stato dotato di un sistema di frenata automatica di emergenza e di un insieme di sensori volti a stimare lo stato di moto del veicolo e a stimare le interazioni tra questo e il conducente. L'obiettivo, appunto, è stato l'aggiornamento delle funzionalità del motociclo. In particolare ho installato uno sterzo sperimentale per la misurazione della coppia di sterzo durante la guida, ho inserito un radiocomando per l'attivazione remota del MAEB e ho installato un sistema programmabile di luci informative. La tesi si è conclusa con un test su strada volto alla validazione funzionale di tutti i dispositivi installati e in particolare ad accertarsi che questi si integrassero con la strumentazione preesistente e fossero capaci di lavorare in sicurezza. Il focale, appunto, è stato l'aggiornamento delle funzionalità del motociclo, che in questa immagine vediamo nella sua configurazione finale. Partendo dalla strumentazione originale, è stato necessario sviluppare due interfacce, una per lo sterzo sperimentale dotato della rosetta estensimetrica per la misurazione della coppia, e un'altra per utilizzare il comando remoto del dispositivo di frenata automatica d'emergenza con il radiocomando.
Ho anche installato un sistema di luci informative, questo sistema è programmabile e io l'ho utilizzato sostanzialmente per comunicare all'esterno lo stato di funzionamento appunto del MIRB. Infine ho installato un data logger per registrare lunghe sessioni di test senza interruzioni. Lo sterzo sperimentale è stato sviluppato nell'ambito del progetto PISA e in un precedente lavoro di tesi è stato dotato della rosetta estensimetrica visibile in figura. Inizialmente questo sensore di sterzo funzionava solo con una centralina di grosse dimensioni che era difficilmente installabile sul motociclo e non poteva essere utilizzata quando questo era marciante. Per questo è stato necessario sviluppare una nuova strumentazione che fosse dotata di una buona stabilità del segnale di coppia e che potesse misurare con risoluzione del decimo di newton metro con elevata prontezza di risposta e frequenza di aggiornamento di almeno 10 Hz per captare le interazioni fra lo sterzo e il conducente. La nuova strumentazione doveva essere inoltre caratterizzata da un basso costo e un ridotto ingombro, così da poterla applicare successivamente anche sugli altri veicoli utilizzati nel progetto Pioneers. Per soddisfare questi stringenti requisiti, mi è stato necessario caratterizzare in maniera analitica il sensore di sterzo, così da poterne prevedere la risoluzione e la sensibilità. Per far questo ho utilizzato prima la teoria elastica per il calcolo delle deformazioni dello sterzo e poi ho analizzato il circuito di misura, sia in presenza di sollecitazioni di pura torsione, sia in presenza di sollecitazioni combinate di torsione e flessione sullo sterzo. Utilizzando poi la strumentazione esistente, ho fatto alcune prove sperimentali al banco, volte sostanzialmente a confermare quanto era emerso dai risultati della caratterizzazione analitica. Al termine della fase preliminare di studio ho costruito la nuova interfaccia e sono andato a calibrare l'estensimetro al banco utilizzando appunto la nuova interfaccia e ricavando la correlazione esistente fra la coppia di sterzo applicata al manubrio e l'output fornito dalla strumentazione. Per interfacciare l'estensimetro con la strumentazione esistente sullo Spidermax ho deciso di utilizzare un amplificatore per celle di carico disponibile in commercio. Questo fornisce le sue migliori prestazioni quando è collegato a una scheda Arduino e ho deciso di utilizzarla come gateway per acquisire appunto il dato di coppia e trasmetterlo alla strumentazione esistente. La strumentazione quindi acquisisce il segnale analogico di tensione prodotto dalla deformazione dell'estensimetro e tramite l'amplificatore per la cella di carico lo amplifica e lo converte in un intero a 24 bit. Questo intero 24 bit viene scritto sulla rete CAN bus di bordo del motociclo e viene ricevuto dalla centralina di Space che si occupa di convertirlo nella coppia di sterzo con il dato di calibrazione ottenuto al banco e lo utilizza per la registrazione o per la gestione dei sistemi di sicurezza di bordo del veicolo. Il comando utilizzato per il comando remoto del dispositivo di frenata automatica trasmette un segnale ad onda quadra ad ampiezza variabile con i trigger alla propria ricevente. Inizialmente ho pensato di collegare la ricevente direttamente ai pin di lettura della centralina di Space, ma si sono riscontrati dei problemi di lettura e quindi non è stato possibile utilizzarlo direttamente. Ho dovuto quindi progettare un'interfaccia hardware capace di convertire il segnale del radiocomando e l'ho fatto utilizzando il modulo Simscape disponibile in ambiente Simulink. L'interfaccia è costituita da un transistor bipolare comandato dall'onda quadra del radiocomando che apre e chiude il collegamento all'alimentazione del pin di Space. In questo modo appunto il segnale può essere convertito. Dopo il buon esito della modellazione sono passato alla costruzione di una scheda con 4 transistor utile a convertire 4 canali del radiocomando e in questo modo appunto il radiocomando può essere utilizzato per la gestione dei sistemi di bordo del motociclo, non solo del MIRB ma di tutti i dispositivi di cui questo è dotato. L'aggiornamento delle funzionalità ha introdotto nuovi fattori di rischio che ho dovuto valutare facendo ricorso alla tabella qui rappresentata, dove sull'asse verticale abbiamo la pericolosità di un certo evento e sull'asse orizzontale la probabilità con cui questo possa verificarsi. Ho considerato in particolare gli interventi del dispositivo di frenata automatica, sia quando questo interviene con eccessivo livello di decelerazione, sia quando avviene a causa di interferenze captate dal radiocomando. Ho condotto l'analisi dei rischi, considerando le dotazioni di sicurezza del motociclo, sia quelle esistenti di fabbrica, sia quelle introdotte con i successivi sviluppi. Ho condotto l'analisi imponendo delle misure di protezione individuale qualora non fosse possibile eliminare i rischi e ho fissato dei limiti sulla conduzione dei test e sulla conformazione dei tracciati, proprio per massimizzare la sicurezza del conducente e del team di ricerca.
termine delle verifiche funzionali al banco prova, che sono necessarie prima di mettere il veicolo su strada, ho condotto, con l'assistenza del team di ricerca, una validazione dei sistemi così installati. Questa breve fase di test ha previsto l'esecuzione di manovre laterali e frenate automatiche in rettilineo a diversi livelli di decelerazione, rispettando tutte le prescrizioni inizialmente descritte per garantire la massima sicurezza, soprattutto in compatibilità con l'ambiente in cui la prova si è svolta. L'obiettivo di queste prove è stato proprio quello di validare l'affidabilità del comando a distanza del MAEB e di valutare il corretto funzionamento del sensore di sterzo, oltre a livello di sicurezza raggiunto dai vari sistemi di inibizione del dispositivo di frenata automatica. Il dispositivo di frenata automatica è stato attivato con un livello di decelerazione pari a 0,2G e 0,4G. Questi valori ovviamente sono compatibili con la conformazione del tracciato e sono tali per cui ciascuna manovra possa concludersi in sicurezza all'interno del percorso. Osservando la traccia in rosso nel grafico, è possibile vedere il momento in cui la decelerazione viene richiesta, mentre in giallo è possibile vedere la curva di pressione all'interno del dispositivo all'interno del circuito frenante. Si osserva che tra il momento tra cui avviene la richiesta e il momento in cui la pressione sale sia un ritardo di circa 4 decimi di secondo, che dovrà essere considerato. La decelerazione, invece, visibile nella traccia blu, si avverte quasi contemporaneamente all'intervento del sistema di frenata automatica e per questo possiamo ritenere che il livello di decelerazione è comunque soddisfatto. Per quanto riguarda le prestazioni del sensore di sterzo, il primo parametro analizzato è la stabilità del segnale a vuoto durante le prove al banco. Come possiamo osservare dal grafico, il segnale oscilla intorno allo zero e le derive sono dell'ordine del centesimo di newton metro. Questo comportamento ci consente di affermare che la stabilità del segnale è stata raggiunta, così come è stato raggiunto il requisito di risoluzione pari al decimo di newton metro. A conferma di questo possiamo osservare la traccia in arancione rappresentante il dato registrato con la risoluzione del decimo di newton metro e possiamo vedere come a vuoto questo non presenti oscillazioni mantenendosi fisso a zero. La seconda situazione in cui è importante valutare il comportamento del sensore di sterzo è una manovra di cambio corsia, caratterizzata in questo caso da uno scartamento laterale di 2 metri in uno spazio di 8. Le caratteristiche di questa manovra sono state ovviamente scelte in accordo col team di ricerca, ponendo particolare attenzione all'ambiente in cui la prova si è svolta e ancora una volta garantendo la massima sicurezza del conducente. Dall'analisi dei dati si rileva che le coppie di sterzo siano in valore assoluto nell'ordine dei 10 Nm e questo risultato è del tutto in linea con quanto rilevato in altri studi disponibili in letteratura per manovre simili. Un importante termine di paragone è il lane change roll index. Questo parametro è stato formalizzato a Cossalter in uno studio del 2015 e consente di confrontare i risultati ottenuti per manovre simili a diverse velocità di avanzamento con diversi motocicli. Confrontando la coppia di sterzo di picco della manovra con le velocità di rollio raggiunte e dividendo per la velocità media, possiamo andare a determinare l'indice di manovrabilità del motociclo con cui la prova è stata svolta. L'indice di manovrabilità del motociclo consente quindi di confrontare la coppia di sterzo misurata con la nostra strumentazione con quella rilevata in altri studi. Date le caratteristiche geometriche e dinamiche del Malaguti Spidermax, ci si aspetta che l'LC Roll Index si trovi all'interno della zona verde rappresentata nel grafico, vicino a quella delle motociclette da turismo di grandi dimensioni. Dalle poche prove che ho fatto è emerso un dato, un LC Roll Index medio di 2,72, che, riportato sul grafico realizzato appunto, posiziona il nostro motociclo vicino alla zona delle grosse motociclette da turismo. Grazie a questo risultato e anche dai risultati delle prove precedenti del grafico precedente, è possibile affermare che il comportamento di sterzo sia del tutto in linea con quanto atteso. In conclusione, riassumendo, nel mio lavoro di tesi ho sviluppato una serie di aggiornamenti per la strumentazione del motociclo allestito nell'ambito del progetto PISA, con l'obiettivo di dotarlo di funzioni simili a quelle presenti sui veicoli più evoluti utilizzati nei progetti Abram e Pioneers e utile soprattutto alla misurazione della coppia di sterzo. Grazie a questo lavoro, appunto, è possibile misurare la coppia di sterzo, sia nelle normali condizioni di guida, come avviene già in altri studi, sia in presenza di frenata automatica ed emergenza. Per le nuove funzionalità introdotte, ho inoltre valutato i rischi connessi ai nuovi dispositivi e ho fatto in modo che questi rischi fossero ridotti e che tutte le sperimentazioni fossero condotte
garantendo la massima sicurezza del team di ricerca e dei conducenti. Con il supporto del team, inoltre, ho condotto delle prove di validazione su strada con l'obiettivo di validare il funzionamento del sensore di sterzo e degli altri dispositivi introdotti. Dalle prove è emerso che tutto sommato il dispositivo è caratterizzato da un buon funzionamento, sia per quanto riguarda il dispositivo di frenata automatica, sia per il sensore di sterzo. Fra i possibili sviluppi futuri è sicuramente da prendere in considerazione una caratterizzazione molto più approfondita del sensore di sterzo, sia in termini di calibrazione sperimentale che di caratterizzazione dell'amplificatore per cella di carico, così da ottenere una correlazione diretta fra i valori in ingresso e i valori in uscita. Come ultimo sviluppo, si prevede di condurre una sperimentazione molto più estesa con partecipanti volontari e volta alla misurazione della coppia di sterzo in diverse situazioni di guida e soprattutto utili a consolidare i primi risultati qui ottenuti. Grazie per l'attenzione. Grazie Matteo, grazie per la tua presentazione. Chiedo ai colleghi se hanno delle domande per il candidato. Nessuna domanda? Bene, allora ti ringrazio nuovamente e anche te ti puoi per il momento accomodare. Passiamo al candidato successivo che è Gianluca Serini, che prego di prepararsi. Sì, salve, mi sentite? Sì, sì, la sentiamo. Un attimo che le sto passando il controllo affinché possa condividere la sua presentazione con noi. Prego, dovrebbe poterlo fare adesso. Sì. Ok, vedete? Sì, dovrebbe andare in modalità a tutto schermo. Sì. Bene, può procedere, grazie. Buongiorno a tutti, parlo del mio lavoro di tesi, dal titolo applicazione di un modello Body Forces per analisi CFD di elementi smorzatori di pale di turbina a vapore di bassa pressione. Le turbine a vapore sono delle macchine termiche motrici dagli svariati campi di utilizzo, tra i quali produzione di energia elettrica, applicazioni di processo, trazione terrestre e navale. Molto importante è chiaramente la ricerca di sempre più elevate efficienze, macchine sempre più compatte, e la progettazione quindi è determinante per l'ottimizzazione di questi aspetti, che deve abbracciare sia gli aspetti aeromeccanici sia tutte le sollecitazioni statiche e dinamiche presenti all'interno della macchina. Negli ultimi periodi si è passati sempre di più da strumenti 1D correlativi per la progettazione a strumenti CFD tridimensionali, anche multidisciplinari. Ora, focalizzandosi sui moduli di bassa pressione, questa parte della macchina è una parte che estrae un'elevata quantità di potenza in funzione di tutta la potenza estratta dalla macchina e, viste le grosse variazioni di volume del vapore acqueo che si hanno dall'ingresso all'uscita della macchina, si hanno necessariamente, soprattutto negli ultimi stadi, delle pale ad elevato aspect ratio, che quindi hanno delle problematiche collegate alla resistenza meccanica e all'aeroelasticità. Questi ultimi problemi possono essere, diciamo, mitigati dall'utilizzo di elementi smorzatori che vanno a variare sia i moduli di vibrare della pala che lo smorzamento della pala stessa. Ora, andando a parlare dell'obiettivo di questo studio, che nello specifico è stato quello di studiare l'impatto della modellazione dell'elemento smorzatore con due approcci distinti, uno per ogni software di calcolo di cui parlerò dopo, e in uno è stata valutata una geometria full 3D, quindi senza un'approssimazione da questo punto di vista, mentre invece con l'altro solutore è stato valutato un modello Body Forces che va a sostituire quindi lo smorzatore fisico all'interno del vano palare, chiaramente con un vantaggio per quanto riguarda la convergenza in generale e per la preparazione della mesh. Nello specifico, la geometria studiata è quella di un modulo di turbina a vapore di bassa pressione prodotto da Battery Hux, composto da quattro schiere, dove inizialmente è stata girata un'analisi su tutte e quattro le schiere, per poi focalizzarsi sulle ultime due, dove appunto nell'ultimo rotore
è presente lo smorzatore. Questo chiaramente ci ha permesso di ridurre le risorse di calcolo necessarie. Parlando ora del setup dell'analisi, è stato utilizzato un approccio CFD stazionario, dove per entrambi i solutori è stata variata la pressione in uscita dal volume, mentre invece per il solutore TRAF è stato variato il CD del modello, che vedremo dopo. Per quanto riguarda il flusso, è stato utilizzato un modello di gas perfetto, senza prendere in considerazione il passaggio di fase del vapore, in quanto si è verificato che tutte le trasformazioni risultano al di fuori della campana, quindi nella zona del vapore secco, e sono stati utilizzati un modello di turbolenza K-Omega. Appunto, CFX è un solutore, diciamo, commerciale che, in cui è stata studiata appunto la geometria completa, quindi full 3D, che appunto è visibile in figura in basso a destra con focus sulle ultime due schiere, dove sono evidenziati il piano di ingresso e il piano di uscita dal volume di calcolo. Mentre invece come secondo solutore è stato utilizzato TRAF, che è un solutore sviluppato presso l'Università di Firenze, in cui appunto è stato imposto un modello body forces a sostituzione dell'elemento smorzatore, come è visibile nella figura in basso, dove appunto si vede il volume a cui venga applicato le body forces, body forces che seguono la formula riportata nella slide. Quindi, come si vede, è presente soltanto un coefficiente di drag e quindi in assenza di un coefficiente di lift. È stata anche modellata la clearance, che non era presente all'interno della geometria. Parlando ora delle mesh utilizzate per entrambi i solutori, dal lato TRAF, come dicevamo prima, è stata girata inizialmente, sono state girate inizialmente tutte e quattro le schiere, quindi si vedono le quattro mesh di chiaramente elementi prismatici strutturati, mentre invece per quanto riguarda CFX è stato appunto meshato il secondo statore, sempre con elementi prismatici, e il secondo rotore è stato meshato con elementi tetraedrici. Ora, spostandosi sui confronti dei parametri integrali, quindi per tutte le condizioni operative analizzate della macchina, quindi il variare delle varie contropressioni dette precedentemente, si vede come nel grafico a sinistra dell'ETA-TS in funzione della velocità assiale in uscita normalizzata si abbia un buon accordo tra i due solver e le differenze maggiori si hanno, diciamo, per elevate contropressioni, quindi per basse velocità assiali in uscita normalizzate, con uno shift di circa il 2,2%. Mentre invece sul grafico di destra è possibile vedere il grafico FIPSI, dove si nota il buon accordo dei due solutori. Ora, andandoci a focalizzare sulla pressione di design, quindi sulla pressione normalizzata di 0,26, che corrisponde a una velocità di assiale in uscita normalizzata uguale ad 1, si vede come per quanto riguarda le soluzioni TRAF, al variare del CD imposto all'interno del modello Body Forces, non si hanno delle variazioni troppo importanti dei parametri integrali. E comunque il CD che sembra meglio matchare i due solver è 1,2. Nella parte bassa si possono vedere i grafici di pressione totale rispetto a un sistema di riferimento assoluto e dell'alfa sempre rispetto a un sistema di riferimento assoluto in direzione spawise sul piano di uscita, e appunto si vede sulla sinistra e sulla destra che i due solutori risultano piuttosto in buon accordo e che le differenze maggiori si registrano soprattutto vicino allo smorzatore. Si nota anche come al variare dei CD non si abbia una variazione importante delle grandezze spanwise, e andando ora invece a visualizzare i risultati relativi a tre contropressioni diverse, 0,2, 0,26, 0,32, della pressione totale rispetto al sistema di riferimento assoluto, si può vedere come per ogni contropressione i solutori risultano in buon accordo. E si vede come sui risultati TRAF al variare della contropressione non si abbia delle variazioni importanti sugli andamenti, mentre invece per quanto riguarda i risultati CFX si vede come all'aumentare della contropressione la zona
a bassa pressione totale aumenta di intensità. Si vede anche che ci sono delle differenze anche sugli end wall, soprattutto per contropressioni basse. Andando ora a visualizzare i confronti dell'angolo alfa rispetto al sistema di riferimento assoluto, sempre nel piano d'uscita, si vede anche in questo caso un buon accordo dei solutori e anche in questo caso il solutore traffa, al variare delle contropressioni, non subisce una variazione importante delle distribuzioni SPA-wise, mentre invece per quanto riguarda le soluzioni CFX, al variare della contropressione, al suo aumento, si vede un incremento dell'overturning anche di entità importante. Andando ora a confrontare il MAC rispetto a un sistema di riferimento assoluto, sempre in direzione SPA-wise, si vede come anche in questo caso i solutori risultano in buon accordo, come anche in questo caso i risultati TRAF non varino in maniera importantissima al variare della contropressione e confermato anche dai grafici precedenti, il solutore CFX si vede che all'aumentare della contropressione fa aumentare la zona di bassa velocità e ci sono anche delle differenze fino agli end wall, e soprattutto diciamo per basse contropressioni vicino al tip sembra che il solutore TRAF sovrastimi leggermente la clearance. Come anche in questo caso, come per tutti i casi precedenti, si vede come i picchi, o quindi di massimo, di minimo, della soluzione TRAF siano traslati verso il tip della pala rispetto alle soluzioni CFX. Passando ora a dei piani di isovorticità, sono riportati nelle figure appunto i vortici generati dallo smorzatore al variare della contropressione, dove nella figura a sinistra si vede la contropressione 0,2 e mentre nella figura di destra si vede la contropressione 0,32. Appunto i due vortici generati, uno lato pressure side, uno lato suction side contro rotanti, aumentano la loro grandezza all'aumentare della contropressione, come era anche visibile dai grafici SPA-wise ricavati precedentemente, e si nota come i due vortici vanno a collassare in un unico vortice che appunto va a formare le zone di massimo e di minimo viste precedentemente. In conclusione, è stato studiato il modulo di bassa pressione con i due solutori, CFX e TRAF, e nello specifico è stato visto la differenza di modellazione dell'elemento smorzatore. Parlando ora del modello Body Forces, si può dire che questa modellazione approssima bene le prestazioni globali della macchina, approssima abbastanza bene gli andamenti SPA-wise, della pressione totale, del MAC, degli angoli, eccetera. E al variare del CD non si hanno delle variazioni importanti sugli andamenti SPA-wise, però sicuramente si ha una maggiore stabilità in generale delle simulazioni e una riduzione del tempo di generazione della mesh. Ringrazio per l'attenzione e rimango in attesa di eventuali domande. Grazie, ringrazio il candidato Gianluca Ferini e appunto apro a eventuali domande da parte dei colleghi della Commissione. Sì, avrei una domanda io, Marco. Prego, professor Andreini. Mi domandavo, sono due domande, vorrei farti. La prima riguarda chiaramente questo tipo di, diciamo, smorzatore, un elemento che chiaramente poi ha disturba notevolmente l'aerodinamica del vano e chiaramente sviluppa poi a valle, mi aspetto insomma anche una scia che ha una certa, in stazionarietà. Mi domandavo, chiaramente queste sono analisi di altro tipo, quindi non voglio, però se almeno una valutazione di massima su quella che può essere la frequenza dell'instazionarietà che questo tipo di corpo introduce, alla fine è un cilindro immerso in un flusso, non dovrebbe essere così difficile stimare
lo strual o comunque la frequenza in qualche modo che può generare. Sì, allora, l'elemento smorzatore non è esattamente cilindrico, anche se appunto poteva sembrarlo, però appunto non è esattamente cilindrico, e comunque non sono state fatte analisi di questo tipo, in quanto cioè, lo scopo principale era quello appunto di valutare le prestazioni, comunque la variazione delle varie grandezze, quanto effettivamente potesse essere il grado di approssimazione sull'utilizzo di tale modello al posto appunto di una mesh completa dello smorzatore all'interno del vano. Quindi per ora non è stata effettuata un'analisi di questo tipo. Non ho capito. E un'altra cosa, ora, non so se mi sono perso una slide o due, ma cioè, hai verificato quindi la scia generata dal corpo, insomma dallo smorzatore, da questo elemento, quanto si protrae, come viene stimata in termini di lunghezza, in termini medi, insomma, come da questo calcolo stazionario all'interno del vano tra i due approcci? Cioè, mi domando se, in altre parole, questo può avere un impatto poi sull'eventuale stadio successivo, a meno che questo non sia poi l'ultimo stadio. Questo è l'ultimo. Questo è proprio l'ultimo, ok. Quindi come vengono predette le scie in termini di sviluppo assiale all'interno del vano? Allora, diciamo che anche per questo aspetto, diciamo, ci siamo documentati in letteratura per quanto riguarda l'evoluzione di questo tipo di vortice, comunque è stato, diciamo, coerente con i risultati ricavati in precedenza da altri studi. Per questo, diciamo, non ci siamo focalizzati sulle lunghezze di tali scie o comunque sull'evoluzione a valle del piano di uscita appunto preso in considerazione in questo studio. Va bene, grazie mille per avermi. Grazie anche da parte mia. Chiedo se ci sono altre richieste di chiarimento o altri commenti da parte dei colleghi. No, pare di no. Quindi ringrazio nuovamente Gianluca Serini, anche lui si può accomodare per il momento. Passiamo al successivo candidato, che è Marco Valentini. Sì. Che prego di accendere la telecamera e eccolo qua, lo vediamo. Può condividere la sua presentazione. Ditemi se arriva. Sì, la vediamo. Prego, può iniziare. Buongiorno a tutti, sono Marco Valentini e vi presento il mio lavoro di tesi dal titolo Applicazione di un modello di ottimizzazione robusta in ambito home care attraverso la simulazione a eventi discreti. Con il termine home care ci si riferisce a tutti quei servizi che mirano a soddisfare i bisogni sanitari e sociali dei pazienti all'interno della propria abitazione. Sono numerosi gli studi che evidenziano come questa tipologia di servizio, se confrontata con la normale decenza ospedaliera, sia vantaggiosa sia in termini di riduzione dei costi, sia in termini di qualità della vita percepita come migliore da parte degli stessi pazienti. Il problema di pianificazione è costituito dalla programmazione delle visite, dall'assegnazione degli operatori ai pazienti e dal routing degli stessi operatori. Essendo un problema articolato, la ricerca operativa sviluppa modelli di ottimizzazione con la finalità di garantire una pianificazione efficiente del servizio. Gli obiettivi che si prefigge questo lavoro di tesi sono relativi a un'analisi della letteratura attorno ai principali modelli di ottimizzazione esistenti, finalizzati a evidenziare le principali direzioni di ricerca e a individuare eventuali gap della letteratura da colmare. Inoltre, ci si prefigge lo sviluppo di un modello di simulazione a eventi discreti che permetta di simulare in ambiente stocastico le soluzioni proposte dai modelli di ottimizzazione. Infine, di condurre una serie di presentazioni su istanze realistiche con la finalità di valutare la bontà delle soluzioni individuate dai modelli. In letteratura i modelli vengono classificati in base ai vincoli considerati, alle funzioni obiettivo impiegate, alle metodologie risolutive utilizzate e per il fatto di considerare o meno alcuni fattori di incertezza.
I modelli robusti, infatti, a differenza dei deterministici, sono in grado di gestire degli scenari caratterizzati dalla presenza di parametri incerti. Tali modelli sono stati particolarmente attenzionati dalla ricerca negli ultimi anni, ma risultano tuttora scarsi i contributi che valutano i reali benefici implementativi di questi rispetto ai deterministici. Il modello di ottimizzazione robusta considerato in questo lavoro di tesi è in grado di gestire degli scenari caratterizzati da richieste di visite dei pazienti sia certe che incerte. Qualora un paziente richieda una visita incerta, questa potrebbe concretizzarsi oppure no. La robustezza del modello può quindi essere definita come la capacità di riuscire a coprire efficacemente una percentuale di visite soggette ad incertezza. Il problema è definito su un grafo completo orientato, laddove i nodi rappresentano i pazienti, sia certi che incerti, e il deposito, da cui partono e in cui ritornano gli operatori. I nodi inoltre vengono raggruppati in cluster, secondo una logica per la quale la distanza tra nodi appartenenti allo stesso cluster è inferiore rispetto alla distanza tra nodi appartenenti a cluster diversi. Un arco rappresenta uno spostamento dall'abitazione di un paziente a quella di un altro e ad essi sono associati tempi di viaggio e di servizio deterministici. Ad ogni paziente è associato un determinato piano di cura lungo l'orizzonte temporale considerato. Inoltre, ad ogni visita è associata una determinata skill K che può essere posseduta o meno da un determinato operatore. Ogni operatore è in grado di erogare visite aventi skill minore o uguale a quella posseduta. La funzione obiettivo minimizza al massimo coefficiente di utilizzo degli operatori. Per agevolare le decisioni di programmazione, assegnazione e di routing degli operatori, il modello di ottimizzazione si avvale del concetto di pattern. Un pattern può essere definito come un template di possibili visite stabilito sulla base delle richieste dei pazienti. Il modello di ottimizzazione associerà poi a ciascun paziente un pattern, programmando così le visite lungo l'orizzonte temporale considerato. Considerando ad esempio un paziente che richiede due visite di skill 2 su un orizzonte temporale di 5 giorni, esso potrebbe essere associato uno dei due pattern riportati nella slide. Qualora gli venga associato il primo, riceverà le visite il lunedì e il giovedì. Qualora invece gli venga associato il secondo, riceverà le visite il martedì e il venerdì. Mi sono stati quindi forniti modelli di ottimizzazione sotto forma di eseguibili, che attraverso un codice realizzato in C++ legge le informazioni a partire da appositi file, struttura i dati e lancia il solver Simplex. Il file di input contenente le informazioni dell'istanza viene dapprima fornito a un generatore di pattern che produce in output un file path contenente i pattern generati sulla base delle richieste di tutti i pazienti. File di input e file path vengono quindi forniti al modello di ottimizzazione insieme al tempo macchina messo a disposizione, alle dimensioni dell'algoritmo di branch and bound e al parametro di robustezza gamma. Tale parametro indica il numero massimo di visite incerte di cui è garantita la copertura all'interno di ogni tour. In output viene prodotto un file contenente i tour degli operatori giorno per giorno. Ho quindi realizzato un modello di simulazione con il programma Arena, la cui finalità era quella di simulare in ambiente stocastico i percorsi degli operatori individuati come soluzioni dai modelli di ottimizzazione. La gestione dei modelli di ottimizzazione e l'estrazione delle informazioni dai file è implementata all'interno del modello di simulazione grazie all'editor VBA integrato in Arena. I parametri di incertezza considerati sono la concretizzazione o meno delle visite incerte e la modellazione di tempi di viaggio e di servizio come variabili stocastiche. La loro casualità è stata ottenuta moltiplicando tempi di viaggio e di servizio standard per variabili casuali estratte da una distribuzione triangolare avente skew positivo. Per quanto concerne la verifica del modello, per tutte le istanze considerate è stata controllata la congruenza tra i percorsi individuati dal modello di simulazione e quelli definiti dai modelli di ottimizzazione. La sperimentazione è stata condotta ponendosi nei panni di un planner che deve organizzare un servizio caratterizzato da una domanda perfettamente generalizzata, dove una percentuale di visite è soggetta ad incertezza e presenta una probabilità di concretizzazione proporzionale al parametro alfa. Inoltre, si vuole garantire la totale copertura delle visite. Il planner può quindi decidere di ricorrere o al modello robusto oppure alla variante nominale del modello, che non contempla la gestione delle visite incerte. Scegliendo il modello robusto, attraverso il parametro di robustezza gamma, garantisce la copertura di al massimo gamma visite incerte all'interno di ogni tour. Scegliendo invece il modello nominale, individua una soluzione in cui garantisce la totale copertura delle visite. Nella ricerca di una soluzione ammissibile con capacità minima degli operatori, le soluzioni proposte dal modello robusto, dal momento che non garantiscono la totale copertura delle visite incerte, richiedono un minor dispendio di risorse.
Tuttavia, per effetto della stocasticità con la quale si potrebbero concretizzare le visite incerte, le soluzioni del modello robusto presentano una maggiore probabilità che gli operatori debbano ricorrere allo straordinario per garantire la copertura delle visite. È quindi lecito chiedersi come performino i due modelli dal punto di vista dei costi e dal punto di vista del bilanciamento del carico di lavoro degli operatori. Per quanto concerne la generazione degli istanze, ci sono stati forniti da parte dell'ASL Toscana Centro dei dati relativi a un servizio di assistenza domiciliare erogato tra gennaio e luglio del 2020 nella zona del Gelli. I dati sono stati aggregati in un unico dataset, dopodiché attraverso uno script realizzato in ARC che si appoggiava ad OpenStreetMap è stato possibile geolocalizzare tutte le abitazioni dei pazienti partendo dal comune e dall'indirizzo domicilio degli stessi. Le prestazioni sono state suddivise su due diversi livelli di skill, laddove il livello inferiore era relativo a prestazioni di natura assistenziale erogabili da OSS, mentre il livello superiore era relativo a prestazioni di natura specialistica erogabili da infermieri. Il tempo di erogazione delle prestazioni è stato impostato pari a un valore medio di 30 minuti, l'orizzonte temporale considerato invece è di 6 giorni. Per garantire tempi di risoluzione ragionevoli, le dimensioni massime delle istanze sono state impostate a 120 visite e 60 nodi. È stato quindi realizzato uno script in AR, per cui una volta selezionati il mese e il comune in cui realizzare lo scenario, provvede alla generazione di istanze casuali. Per non precludersi la possibilità di analizzare degli scenari con un numero superiore di visite di nodi a quelle a cui facevo riferimento in precedenza, è prevista l'applicazione di un algoritmo di suddivisione dello scenario in più istanza, raggruppando i pazienti secondo una logica di vicinanza reciproca. Inoltre, per garantire il raggruppamento dei nodi in cluster, è prevista l'applicazione di un algoritmo di apprendimento non supervisionato, ovvero sia il K-means clustering. Sono stati quindi analizzati 10 casi studio, per un totale di 15 istanze a valle della suddivisione. Viene quindi riportato un esempio applicativo dell'algoritmo di suddivisione su uno scenario di grandi dimensioni che è stato suddiviso in tre diverse istanze. In rosso è possibile osservare il nodo deposito comune a tutte e tre le istanze. Focalizzandosi su una singola istanza è inoltre possibile osservare un'applicazione del K-means clustering per il raggruppamento dei nodi in cluster. L'analisi dei costi è stata condotta attraverso la realizzazione di un design of experiment con tre fattori su due livelli ciascuno. I fattori considerati sono il modello nominale robusto, la probabilità di concretizzazione delle visite incerte alfa e il rapporto tra costi straordinari e ordinari degli operatori epsilon. Per ciascuna delle 8 combinazioni fattoriali sono state eseguiti 30 run di simulazione con il modello ARENA, la cui finalità era quella di ricavare 30 realizzazioni della funzione di costo data dalla somma di costi ordinari e straordinari degli operatori. Il costo straordinario non ha esclusivamente la finalità di quantificare l'esborso che dovrebbe sostenere l'azienda nei confronti degli operatori in caso di straordinario, ma anche di dare una quantificazione monetaria dell'incomodo prodotto con lo stesso straordinario. Vengono quindi riportati i risultati dell'analisi dei costi per una singola istanza, ma che di fatto sono analoghi a quelli delle altre 14. L'analisi della varianza evidenzia una differenza significativa sui livelli dei singoli fattori e inoltre delle interazioni significative tra gli stessi fattori. Gli effetti del primo ordine, avvalorati dal post-hoc test, evidenziano come le soluzioni proposte dal modello nominale siano significativamente più costose rispetto a quelle proposte dal modello robusto. Inoltre, come era lecito attendersi, all'aumentare del rapporto tra costi straordinari e ordinari e all'aumentare della probabilità di concretizzazione delle visite incerte, i costi tendono a salire. Passando agli effetti del secondo ordine, è possibile osservare come fin tanto che i livelli dei parametri, probabilità di concretizzazione delle visite incerte e rapporti tra costi restino su livelli più bassi, le soluzioni proposte dal modello robusto sono significativamente meno costose rispetto a quelle proposte dal nominale. Passando sui livelli più alti, invece, la differenza tra i due modelli risulta non essere significativa. Giungendo infine agli effetti del terzo ordine, è possibile osservare come fin tanto che le combinazioni dei parametri alfa ed epsilon non siano contemporaneamente sul livello più alto, il modello robusto garantisce soluzioni significativamente meno costose del nominale. Quando invece la probabilità di concretizzazione delle visite incerte alfa è alta e il peso specifico dei costi straordinari sale, allora il modello nominale garantisce soluzioni significativamente meno costose del robusto. È stata inoltre eseguita un'analisi sul bilanciamento dei coefficienti di utilizzo degli operatori a fronte dell'implementazione, che ha evidenziato come entrambi i modelli garantiscano un buon bilanciamento. Non viene presentata per ragioni di tempo, ma per maggiori dettagli si rimanda al volume di tesi.
Dall'analisi dettagliata dei risultati del modello di ottimizzazione robusta, tuttavia, emergono due criticità. La prima è la tendenza a concentrare le visite incerte in pochi giorni. Questa, affiancata a un'elevata probabilità di concretizzazione delle visite incerte, comporta un inevitabile aumento degli straordinari. In secondo luogo, il modello robusto tende a concentrare maggiormente le visite incerte sugli operatori di maggiore skill. In conclusione, l'analisi dei costi ha evidenziato come il modello robusto sia significativamente più economico per valori di alfa e di epsilon non contemporaneamente elevati. Quando la probabilità di concretizzazione delle visite incerte alfa è elevata e il rapporto tra i costi è alto, il modello nominale garantisce soluzioni significativamente meno costose del robusto. Una possibile applicazione futura di questo lavoro di tesi può essere relativa alla generazione di nuove tecniche e applicazione dei pattern che garantiscono una migliore distribuzione delle visite incerte lungo l'orizzonte temporale e tra gli stessi operatori. Grazie per l'attenzione. Grazie, ringrazio Marco Valentini. Chiedo ai colleghi se hanno delle domande per il candidato. Senta, avrei una prima domanda io. Mi è sfuggita la definizione esatta di visita incerta. Sì. Che ha dato all'inizio, ma non sono riuscito a coglierne in pieno il significato. Una visita incerta è una visita che lungo l'orizzonte temporale considerato potrebbe concretizzarsi oppure no. È tipico in questi contesti, avendo comunque sia, essendo i destinatari principali di questo servizio persone anziane, il fatto che comunque sia queste visite per ragioni di varia natura potrebbero saltare. Di conseguenza, quello che si sta cercando di realizzare, di fatto la ricerca operativa sta cercando di realizzare su questi modelli, è la gestione di questi parametri incerti. Le visite quindi vengono suddivise in visite che sicuramente si verificheranno, cioè le visite certe, e visite incerte che potrebbero concretizzarsi oppure no. Ok, bene, adesso mi è chiaro. Ecco, la sua applicazione ha riguardato l'ambito poi della, diciamo, l'area geografica del Mugello. Volevo chiederle, i tempi di trasporto, diciamo, per l'operatore che deve recarsi partendo dal punto, diciamo, dove si trova per recarsi dal paziente, come sono stati valutati? Allora, per quanto riguarda la determinazione dei tempi, questo è legato fortemente al concetto di cluster. Di fatto la suddivisione in cluster fa sì che le distanze da percorrere vengano valutate sul centroide del cluster, per cui viene valutato quello che è la distanza da percorrere dal centroide, ad esempio, del cluster 0 al cluster 1. Quando si parla di spostamenti invece all'interno dello stesso cluster è impostata una distanza di spostamento unica, che è la distanza intra cluster, che tipicamente per queste istanze è stata impostata pari a 3 minuti su indicazione del provider del servizio. Di fatto, partendo dai centroidi, le distanze sono valutate attraverso uno script che nuovamente si appoggia ad OpenStreetMap. Ho capito. Però, per esempio, non tiene certamente in conto, per esempio, le condizioni del traffico stradale, che no, quello sono no. Sicuramente importanti in un ambito urbano, per esempio. Sì, sicuramente. A livello implementativo, poi, comunque sia, la modellazione dei tempi è legata appunto a variabili stocastiche, come dicevo in precedenza. A livello, chiaramente il modello di ottimizzazione considera tempi deterministici, però nel modello di simulazione i tempi di spostamento, come quelli di servizio, sono modellati come variabili stocastiche, data dalla moltiplicazione di questi tempi standard per variabili casuali estratte da una distribuzione triangolare. Bene, ci sono altre domande? Sì, vorrei domandare se questo strumento e questo tipo di applicazione permette la valutazione, per esempio, di strategie per far aumentare le competenze
degli operatori, cioè valutare l'utilità di aggiungere competenze ad uno o più operatori per diciamo, una prospettiva di riduzione e valorizzazione del personale. No, da questo punto di vista no, nel senso che le skill sono di tipo gerarchico sostanzialmente, per cui nell'analisi svolte gli operatori dotati di maggiori skill sono in grado di erogare tutte quelle visite con skill prevista minore uguale a quella posseduta. Di fatto in questa suddivisione gli infermieri sono in grado di erogare le prestazioni di skill 1, gli OS non sono in grado di erogare le prestazioni di skill 2. Chiaramente aumentando il numero di skill, inevitabilmente l'onere computazionale aumenta in maniera piuttosto consistente e quindi creare grosse suddivisioni in tante prestazioni da questo punto di vista è ancora, diciamo, non molto performante. Bene, la ringrazio. Ci sono ulteriori richieste di chiarimento da parte dei membri della Commissione? Io ho una curiosità Prego, per fare professor Bandinelli. domande. Quindi voi avete fatto un'ottimizzazione e a seguito di questa una simulazione inserendo delle stocasticità. Sì. Avete valutato o avrebbe senso valutare diversi tipi di ottimizzazione e confrontarli con delle stocasticità diverse? Mi spiego, io potrei avere un'ottimizzazione che in teoria è la migliore di tutte, però per effetto delle stocasticità a una certa percentuale potrebbe essere in realtà peggiore rispetto ad altre. Allora, questo è stato in parte valutato e quello che si è osservato è che comunque sia al variare delle caratteristiche, diciamo, della distribuzione triangolare non c'erano degli effetti particolarmente significativi sui risultati proposti dai modelli di ottimizzazione. Chiaramente sì, comunque sia ulteriori analisi in tal senso sarebbero sicuramente interessanti. Potrebbe essere interessante chiaramente eseguire un confronto anche tra quelle che sono le soluzioni implementative che adottano attualmente e le soluzioni proposte dai modelli. Bene, grazie anche per questa risposta. Mi pare che non ci siano ulteriori richieste di chiarimenti, quindi anche lei per il momento è congedato e ci rivediamo più tardi. Con il candidato Marco Valentini abbiamo terminato la parte delle presentazioni degli studenti del corso di laurea in Ingegneria Meccanica Magistrale e passiamo ai due studenti del corso di laurea Magistrale in Ingegneria Energetica. Cominciando con Tommaso Filippo Bianchi, al quale diamo il controllo affinché possa condividere la sua presentazione. Buongiorno a tutti. Vedete lo schermo? Vediamo lo schermo, ed adesso vediamo anche lei, che non vedevamo prima, adesso vediamo anche lei. Buongiorno, sono Tommaso Filippo Bianchi e vi presento il mio lavoro dal titolo Sviluppo e validazione di un modello attuatore line per turbine eolica ad asse orizzontale. Il lavoro presenta la messa a punto e lo sviluppo del nuovo codice Attuator Line disponibile nel solutore Converge CFD. Gli obiettivi della tesi sono lo sviluppo del codice ALM e la sua valutazione sulla turbina BTU 10 MW Reference Wind Turbine, sviluppata dall'Università Tecnica Danese. L'analisi dell'influenza dei principali parametri sui risultati delle simulazioni e la verificazione dei risultati in comparazione con i risultati di una CFD, in quanto non sono disponibili dati sperimentali. L'Hackathon Line Model è un approccio ibrido che combina la teoria alla base della Blade Element Momentum, che serve per risolvere l'interazione pala-fluido, con un solutore CFD, che serve per risolvere il dominio fluidodinamico.
la pala viene approssimata in una serie di punti attuatori e questo permette di ridurre sensibilmente i requisiti in termini di mesh e quindi il costo computazionale e inoltre permette di catturare le strutture più grossolane del flusso come i vortici al tip e al root. Gli aspetti critici in un LM sono la comunicazione tra l'approccio CFD e l'approccio basato sul BEM. Il primo problema è noto come campionamento della freestream velocity. La freestream velocity, infatti, deve essere tale da contenere le informazioni dell'induzione e della turbolenza e non deve essere affetta dagli effetti locali. Per questo motivo Converge presenta un innovativo metodo per il campionamento basato su una media lagrangiana nel tempo, su un arco temporale variabile, definito da una variabile temporale T, che essendo basata sul modulo del tensore degli sforzi permette di catturare i fenomeni turbolenti. Inoltre una successiva calibrazione della costante C permette di evitare l'influenza degli effetti locali. La seconda criticità invece è la regolarizzazione del kernel, ovvero la proiezione delle forze calcolate dall'approccio BEM nel dominio fluidodinamico. Questo serve per evitare discontinuità e deve essere una proiezione il più possibile conservativa. Per questo motivo Converge presenta un innovativo metodo di regolarizzazione del kernel che permette di ridurre l'instabilità numerica e permette una maggiore conservazione delle forze rispetto alla funzione gaussiana che è solitamente utilizzata. Inoltre presenta un raggio di proiezione che è funzione sia della corda locale sia della dimensione delle celle sul rotore. Per quanto riguarda il setup numerico, il solutore è density based in quanto il fluido è modellato come comprimibile. L'avanzamento temporale è fatto utilizzando il piso e il dominio fluidodinamico è risolto tramite un URANS, utilizzando il modello di turbolenza KY-RNG. Per quanto riguarda il dominio, le dimensioni sono state scelte tramite una domain sensitivity per evitare gli effetti delle condizioni al contorno sul campo di moto. Sono stati utilizzati due tipi di raffinamento, uno con tre livelli di embedding per avere una risoluzione pari a 2 metri sul rotore e un altro aggiungendo un ulteriore embedding per avere una risoluzione pari a 1 metro sul rotore. Per quanto riguarda invece le boundary condition, è stata utilizzata una velocity inlet, una pressure outlet, una condizione di simmetria per il dominio laterale e una condizione di wall per la navicella. Per quanto riguarda le polar data, invece, queste sono state create tramite una simulazione CFD 2D e sono state successivamente corrette con il modello di Buck per tenere conto degli effetti 3D. Il codice è stato inizialmente analizzato e testato e sono emersi moltissimi errori. Dopo una lunga fase di debug, è stata fatta un'analisi per individuare le maggiori lacune del codice. Sono state quindi implementate diverse funzionalità user-friendly e delle correlazioni normalmente utilizzate nei modelli BEM, come gli stall delay model di Snell e Lindeburg e il T-plus model di Shen. Inoltre sono stati implementati un modello per l'interpolazione delle caratteristiche e un nuovo raggio di proiezione, in quanto quello proposto da Converge mostrava un comportamento instabile nelle simulazioni. Questi ultimi tre metodi menzionati sono stati utilizzati anche nella validazione, in quanto mostravano un maggior accordo con i dati CFD. I codici basati sul BEM sono estremamente sensibili all'interpolazione delle polari e dato che il codice non ne presentava nemmeno uno, ne sono stati implementati due. Il primo fa un'interpolazione lineare basata sul raggio locale ed è un approccio tipicamente usato nei modelli BEM più avanzati come FAST e QBlade. Il secondo invece è un modello innovativo e presenta un'interpolazione libera delle caratteristiche degli airfoil lunghi blade span basandosi sulla relative thickness. È detta libera in quanto non richiede all'utente di inserire il tipo di airfoil negli user blade point, ma automaticamente, tramite la relative thickness nel punto attuatore, individua i tipi di airfoil con la relative thickness più vicina e tra questi effettua un'interpolazione lineare. In figura sono rappresentati i risultati e si può vedere come i modelli di interpolazione delle polari forniscono minori discontinuità e come il modello basato sulla relative thickness mostri risultati migliori in confronto alla CFD. Per tale motivo è stato utilizzato in tutte le simulazioni. I principali parametri di una LM sono il raggio di proiezione epsilon, lo spacing della griglia e lo spacing tra punti attuatori. Questi parametri sono fortemente interdipendenti tra di loro e per questo motivo vengono solitamente addimensionalizzati rispetto alla dimensione della mesh, che a sua volta viene addimensionalizzata rispetto al diametro del rotore. Utilizzando un campionamento lagrangiano vi è un ulteriore parametro, ovvero la scala temporale T. Data la loro grande interdipendenza, sono state effettuate diverse analisi, inizialmente su una mesh più rada e successivamente su una mesh più fina. Infine, è stata fatta una calibrazione dell'LM facendo una comparazione con i risultati CFD.
Per motivi di tempo saranno presentati i principali risultati relativi all'accoppiamento tra kernel e campionamento della velocità nella griglia più grossolana e la calibrazione dell'LM nella griglia più fine. I risultati nel primo grafico mostrano come all'aumentare della scala temporale si abbia una diminuzione del coefficiente di potenza e una diminuzione del tasso di variazione. Questo è dovuto al fatto che aumentando la scala temporale gli effetti locali vengono sempre meno considerati, provocando una minore induzione sul flusso e quindi un abbassamento delle forze. Tali effetti sono visibili anche nei contour di velocità e vorticità, in cui possiamo vedere che la scia diventa sempre più uniforme e dove nella vorticità possiamo vedere che al 30% del blade span la vorticità diminuisce, in quanto questa è strettamente legata alle forze proiettate nel dominio fluido dinamico. Possiamo inoltre notare come all'aumentare della distribution width l'influenza delle scale temporali sia sempre minore. In aggiunta possiamo notare che all'aumentare della lunghezza di distribuzione il coefficiente di potenza aumenta. Questo perché proiettando le forze su un numero maggiore di celle aumenta l'induzione sul flusso, portando quindi a un valore più elevato delle forze. Tuttavia, un aumento massivo del raggio di proiezione può portare a un campo di moto completamente irrealistico, come è possibile vedere nel contour di velocità, in cui tutti i gradienti, come possiamo vedere, sono stati mitigati. Questo porta a una diminuzione della vorticità nel campo di moto, che porta alla completa distruzione di tutte le strutture vorticose al rutto della pala. Possiamo inoltre notare come all'aumentare della scala temporale la lunghezza di distribuzione abbia un'influenza sempre maggiore data la maggior pendenza. La calibrazione dell'LM è stata effettuata sul numero di punti attuatori, sulla distribuzione di lunghezza di distribuzione e infine è stata fatta una mesh sensitivity. Per quanto riguarda il numero di punti attuatori, incrementandoli si riesce a catturare maggiormente le perdite al tip, tuttavia si vede anche una maggiore instabilità nelle simulazioni lungo il blade span. Per tale motivo le configurazioni con 56 e 88 punti attuatori sono state utilizzate in quanto mostrano il miglior compromesso e su tale configurazioni è stata svolta un'analisi aumentando la lunghezza di distribuzione che ha fatto vedere come le forze vengono sovrastimate. La configurazione migliore è risultata quella con 56 punti attuatori e una lunghezza di distribuzione pari a 1,5 in quanto presenta minori discontinuità e un migliore raccordo con i dati CFD. Su tale configurazione è stata svolta una mesh sensitivity che ha mostrato come la configurazione scelta porta a un miglior accordo con i dati CFD. Da notare vi è che la simulazione con la mesh più fina presenta un comportamento instabile lungo il blade span. Questo è dovuto al fatto che il raggio di proiezione è troppo piccolo per la risoluzione della griglia ed è un fenomeno noto in letteratura. In tabella è mostrato il settaggio finale utilizzato nella validazione e dato il buon accordo con i dati CFD è proposto anche come regola generale nel caso non siano disponibili dati per effettuare una calibrazione nello studio delle turbine multimegawatt. La validazione del codice è stata fatta sia con il codice BEM in modo da avere gli stessi input e con un metodo CFD in modo da avere un confronto con un metodo ad alta fedeltà. Il confronto con il metodo BEM ha mostrato un buon accordo con i dati e vi è soltanto delle differenze nella simulazione con 16, per velocità del vento di 16 metri al secondo, dove il BEM mostra delle forze, un picco di forze nettamente maggiore. Inoltre possiamo notare come le discontinuità nel primo 25% del blade span siano dovute al differente metodo di interpolazione utilizzato tra il metodo BEM e la LM. Per quanto riguarda invece il confronto con la CFD, possiamo notare un buonissimo accordo per velocità del vento inferiore a quella di design, ovvero 11,4 metri al secondo. Per velocità maggiori la LM riesce a catturare il picco delle forze, tuttavia dal 35% del blade span in poi sottostima tale forze e questo è dovuto al fatto che vi è l'instaurarsi di massivi effetti 3D, in quanto anche il codice BEM non mostra tale sottostima. Inoltre possiamo notare come a root il codice LM sottostima le forze e questo è dovuto in quanto in tale zona vi sono massivi effetti 3D non catturabili dalle polari. Sono stata fatta anche un'analisi al variare della potenza, del coefficiente di potenza, della spinta e del coefficiente di spinta.
la potenza e il coefficiente di potenza mostrano un accordo veramente molto buono con i dati CFD, per velocità del vento inferiore a quella di design. Per velocità maggiori, invece, la LM mostra un accordo peggiore rispetto anche ai metodi Bend. Per quanto riguarda la spinta e il coefficiente di spinta, invece, possiamo notare come la LM sottostimi tali parametri e mostra un accordo peggiore anche rispetto al BEM. E tale problema è noto anche agli sviluppatori del codice. Per concludere, partendo dagli sviluppi apportati al codice, possiamo notare come i metodi di Stoll-Delay di Snell e Lindeburg mostrano un cattivo accordo al root con le simulazioni BEM, come le interpolazioni delle caratteristiche degli airfoil permettono di ottenere minori discontinuità nelle forze lunghe breadspan, ed in particolare come il metodo basato sulla relative thickness mostri anche un andamento più uniforme e un maggiore accordo nei dati CFD. Il metodo invece di Delay-Tip Loss Correction di Snell di Chen mostra un migliore accordo anche lui con i dati CFD. Per quanto riguarda la calibrazione dell'LM, è stato visto che l'influenza della lunghezza di distribuzione è maggiore incrementando la scala temporale e la dimensione della mesh, che scale temporali più grandi hanno meno importanza incrementando il raggio di proiezione, che aumentando il numero di punti attuatori si permette di catturare le tip loss, tuttavia si ha maggiori discontinuità nelle forze lunghe breadspan. Inoltre, griglie più fini richiedono un incremento della lunghezza di distribuzione per mantenere un comportamento stabile nella simulazione. Per quanto riguarda la validazione, la LM mostra un buon accordo e accuratezza con tutti i dati, ma sottostima la spinta e le forze nella zona del root. Questo è dovuto agli airfoil, che non riescono a tener conto di tutti gli effetti 3D del flusso, che possono essere osservati in una simulazione CFD 3D. La LM è capace di catturare tutte le maggiori caratteristiche della scia e di predire con accuratezza le forze lungo le pale, richiedendo un tempo minore rispetto alla CFD, e questo la può portare a diventare potenzialmente lo standard per lo studio delle turbine in campo industriale. Futuri sviluppi della tesi potrebbero essere l'analisi multiturbina, la validazione dei risultati della scia con dati sperimentali e l'implementazione di un kernel anisotropo. Grazie dell'attenzione. Ringrazio Tommaso Bianchi per la sua presentazione e anche in questo caso apro le domande dei membri della commissione. Sì, avrei io, Marco, una domanda. Sì, Prego, prego, Antonio. allora la prima è cioè, sono due curiosità più che domande, perché a un certo punto hai parlato come solutore di solutore density based, ma poi fai riferimento al PISO. Il PISO è un algoritmo pressure correction, quindi poi inerentemente di tipo pressure based. Non, cioè, può darsi appunto che sia una variante di qualche tipo sviluppata, ma puoi chiarire magari su questo? Sì, allora il PISO utilizzato dovrebbe essere la variante fatta nel 1980 da Ivanel. Dell'80, perché il PISO, ora vado a memoria, ma mi sembra l'articolo originario sia di ISSA dell'86, quindi. Sì, scusi, sì, è la versione di ISSA dell'86. Ok. Per cui però non è un quello volevo dire, non è un density based, cioè era lì che mi aveva un po' lasciato un attimo di perplessità, cioè è un algoritmo pressure based, quindi basato sulla correzione di pressione, non su non su sull'integrazione, insomma sulla densità, cioè, di fatto non si va a sfruttare la densità in qualche modo. Comunque, vabbè, non, questo era più una curiosità, diciamo, magari uno. E l'altra cosa, ora, Converge ha tra le sue caratteristiche peculiari quello di essere, vabbè, diciamo a livello di marketing, un codice meshless. Poi nella realtà è un codice che realizza una mesh in automatico e ha dei potenti algoritmi di automatic mesh refinement. Ecco, volevo capire, l'implementazione di questi modelli ha visto anche, in qualche modo, diciamo, ha richiesto una valutazione anche dei criteri, una rivalutazione, insomma, una modifica dei criteri di automatic mesh refinement, o come si pone, ecco, nei confronti di questo tipo di caratteristica del codice. Allora, per quanto riguarda l'automatic mesh refinement, la mesh viene generata runtime e quindi diciamo che nella nostra simulazione non è stata fatta una variazione della mesh durante le simulazioni e Ok. quindi diciamo la mesh viene creata nel primo istante, nel primo time step della simulazione e viene portata in fondo per tutto il tempo.
Quindi, diciamo, la mesh viene creata all'inizio di ogni time step. Se uno volesse anche variare la mesh in corso d'opera, ad esempio creando degli infittamenti specifici, oppure rilassando la mesh per velocizzare il calcolo una volta che è stata raggiunta una situazione di, diciamo, di convergenza. Noi abbiamo utilizzato anche l'Adaptive Mesh Refinement, che però nei risultati mostrati non è stato necessario l'utilizzo, in quanto la risoluzione permetteva di mitigare tutti i gradienti della velocità, in quanto l'Adaptive Mesh Refinement utilizzato era basato sulla velocità. Okay. Andando a fare le mesh sensitivity, è stato riscontrato che nelle griglie più grossolane l'Adaptive Mesh Refinement veniva attivato. Tuttavia, mostrava un comportamento molto instabile, come ad esempio è possibile vedere in questa simulazione, in cui è confrontato l'andamento del CP utilizzando l'AMR e senza AMR. Mm-hmm. E qua è riportato invece le forze tangenziali, che mostrano come l'AMR mostra un andamento seghettato, mentre quella senza M un andamento più lineare. Questo pensiamo che sia dovuto, ma naturalmente sono necessari maggiori studi, al fatto che l'ALM richiede un time step molto più stringente rispetto alla condizione CFL normalmente utilizzata, in quanto richiede che l'avanzamento della pala al tip sia al massimo della lunghezza di una cella. E questo porta ai time step veramente piccoli. Ad esempio, il time step utilizzato in questa simulazione più o meno era 2 per 10 alla meno 2. Va bene, dai. Comunque, utilizzare l'AMR, perché il problema l'avete affrontato, direi ora. Se, sì. Andando a utilizzare l'AMR, pensiamo che il time step, cioè il time step viene influenzato, perché il time step viene calcolato sulla dimensione più piccola presente nel dominio della griglia, e di conseguenza questi sfalsamenti di time step tra un time step e l'altro si pensa che portino a questa instabilità. Ho capito, benissimo, grazie mille del chiarimento. Bene, grazie, grazie. Io ho una domanda velocissima. Ah, sì, prego Michele, scusa. Solo prego. Se posso, ma certo, penso sia molto veloce. Ha fatto vedere, ora mi sono perso per l'appunto la slide, il numero della slide dov'era, ma probabilmente se lo ricorda lei, che in un caso la previsione di questo modello, di questo codice, è peggiore, è un po' peggiorativo rispetto al codice REM originale. Sì. Mi domandavo se le polari utilizzate per le analisi sono le stesse, le polari dei profili e le tecniche di interpolazione sono le stesse. Qual è la spiegazione che avete dato di questo comportamento? Si riferiva a questa slide, giusto? Sì, probabilmente sì, esatto. Ok, allora, praticamente noi pensiamo che sia dovuto essenzialmente a due motivi. Uno è legato al campionamento della velocità, che noi abbiamo usato una costante C pari a 4, quindi abbiamo allontanato molto rispetto al settaggio originale la distanza rispetto al rotore per il campionamento, per permettere l'eliminazione degli effetti locali. Pensiamo che per velocità del vento parecchio elevate, gli effetti locali vengono sottostimati a causa di questo allontanamento, in quanto dovrebbero essere catturati per avere prestazioni migliori. E l'altra considerazione è riguardante al fatto che il codice BEM mostra dei picchi che in realtà sovrastimano anche il codice CFD, perché sappiamo che nel primo 30% dei blade span, dove c'è una variazione marcata della geometria della pala e quindi anche l'interpolazione delle polari utilizzate è fondamentale, il codice BEM sovrastima questi valori. E quindi diciamo il picco maggiore, i valori maggiori lungo in questo 30% portino a una sovravalutazione del valore generale del thrust e della potenza, che però in realtà non sono reali, perché la LM, come visto, è riuscita a catturare il picco della forza, quindi diciamo è frutto forse di qualche errore. Ce la siamo spiegati in questo modo. Va bene, la ringrazio. Grazie anch'io al professor Marconcini, naturalmente anche Tommaso Bianchi, e se non ci sono altri interventi passerei al successivo, nonché ultimo candidato della giornata odierna, che è Mattia Garofalo. Sì, buongiorno. Do
il controllo, lo prego di accendere la sua telecamera. Eccolo. Riuscite a vedere il schermo? Sì. Ok, perfetto. Benissimo, buongiorno a tutti. La tesi che vi presento riguarda lo studio dell'accoppiamento fra uno stack elettrolitico e dei pannelli fotovoltaici per un impianto di produzione di idrogeno. Tale tesi è frutto di un'attività di tirocinio svolta presso l'azienda di Enapter, azienda produttrice principalmente di elettrolizzatori. Queste sono macchine che permettono la reazione dell'elettrolisi, ovvero la scissione di una molecola d'acqua in idrogeno e ossigeno, grazie a corrente elettrica. Per iniziare vorrei fare un piccolo salto nel futuro, perché nei prossimi anni l'idrogeno ricoprirà un ruolo sempre più importante. Infatti nel 2020 è stato approvato in Italia il Piano Nazionale per l'Energia e il Clima, piano che detta fra i vari obiettivi nazionali al 2030 anche quelli sull'utilizzo di fonti rinnovabili ed emissioni di CO2. Entro tale data l'idrogeno dovrà coprire circa il 2% del consumo energetico finale. Seppur questa percentuale può sembrare bassa, è da vedere come un trampolino di lancio verso l'European Green Deal nel 2050, dove appunto questa percentuale vedrà addirittura decuplicarsi, raggiungendo circa il 20%. La soluzione che coniuga gli obiettivi sulle fonti rinnovabili e la riduzione del carbon footprint è appunto la produzione di idrogeno grazie a fonti rinnovabili. La fonte utilizzata in questo studio è la fotovoltaica, e un esempio di impianto che può essere costruito in qualsiasi nostra abitazione è rappresentato dallo schema in alto. Come si vede, i pannelli sono collegati ad un inverter perché gli elettrodomestici di uso comune e l'elettrolizzatore richiedono corrente alternata per funzionare. Tuttavia, per l'elettrolisi è necessaria corrente continua. Ecco quindi che all'interno dell'elettrolizzatore è presente un ulteriore convertitore per trasformare nuovamente la corrente da alternata a continua. Queste trasformazioni introducono però delle perdite a livello energetico. Ed è quindi sono state studiate altre due tipologie di connessioni che chiameremo connessione diretta, che si realizza con la semplice connessione dei cavi in uscita dai pannelli fotovoltaici allo stack elettrolitico, e connessione indiretta invece dove fra i pannelli e lo stack viene posizionata dell'elettronica di conversione. Quali sono stati quindi gli obiettivi di questo lavoro? Il primo di una simulazione numerica, quindi la scrittura di un software per la simulazione della connessione diretta ed indiretta. Il secondo di sperimentazione, quindi l'assemblaggio di un prototipo per la connessione diretta, ed infine, unendo i due primi obiettivi, una validazione sperimentale. Partiamo dal primo obiettivo, quindi lo studio e la modellazione della connessione diretta. Per far ciò sono stati studiati i componenti reali per poter trasmettere il loro linguaggio sotto forma di un linguaggio informatico, e per far ciò è stato utilizzato il linguaggio Python. Come possiamo vedere nel grafico a destra, grafico voltaggio corrente, l'equilibrio del sistema e quindi il suo punto di funzionamento è dettato dall'intersezione fra le curve caratteristiche dei due singoli sistemi. In rosso possiamo vedere la classica curva di un campo fotovoltaico ed in blu invece una curva dell'elettrolizzatore chiamata curva di polarizzazione. Ovviamente queste curve non saranno costanti durante la giornata, ma varieranno al variare di irraggiamento o ad esempio anche la temperatura di funzionamento. Ecco quindi che per capire l'importanza della posizione reciproca delle curve vi porto quattro esempi di sistemi in questa slide. Le sigle in alto 1 PV series e 2 PV series indicano la tipologia di connessione dei pannelli. 1 PV series indica che tutti i pannelli sono collegati in parallelo con lo stack. 2 PV series invece che i pannelli sono collegati fra di loro in serie di 2. Come possiamo vedere dal grafico in alto a sinistra, uno stack da 23 celle è collegato con un campo da 10 pannelli in parallelo. Il voltaggio richiesto dallo stack in questo caso è troppo elevato per poter essere soddisfatto da una singola serie di pannelli. Ecco infatti che il punto di funzionamento si colloca a valori di corrente molto bassi, nonostante durante la giornata, al crescere dell'irraggiamento, il valore massimo erogabile dai pannelli risulti molto più alto. Una possibile soluzione è quella di posizionare i pannelli quindi nella configurazione 2 PV series. Questo ci permette di raddoppiare il voltaggio erogabile dei pannelli, tuttavia ne dimezza la corrente massima. Nonostante ciò, questo ne trae un beneficio perché il punto di funzionamento si sposta all'interno del range di funzionamento dello stack per un certo numero di ore durante la giornata. Un'altra possibile soluzione, il grafico in basso a sinistra, è quello di modificare il numero di celle dello stack. Ecco quindi che con uno stack più piccolo, più corto, che richiede un voltaggio minore, anche con la configurazione 1 PV series si riescono a ottenere valori di corrente accettabili.
In questo caso, posizionare i pannelli nella configurazione 2 PV Series porterebbe soltanto alla riduzione della compatibilità dei sistemi. Questa simulazione giornaliera è stata svolta per 365 volte al variare di numero di celle dello stack in ordinata, in numero di pannelli in ascissa e configurazione dei pannelli, e in questa slide sono mostrati i risultati. Nel grafico in alto possiamo vedere il numero di ore di funzionamento annuali del sistema. Come si vede, il massimo numero di ore di funzionamento è raggiunto con uno stack di 16 celle abbinato ad un campo di 15 pannelli fotovoltaici in parallelo. Se i pannelli sono collegati invece in serie fra loro, allora il sistema diventa pressoché indipendente dal numero di celle dello stack. Questo perché la posizione della curva di polarizzazione si sposta nella parte orizzontale della curva dei pannelli. Andando a guardare invece la produzione di idrogeno, parametro un po' più interessante per quanto riguarda la fattibilità del sistema, allora si nota come il massimo numero di ore di funzionamento non corrisponde con la massima produzione. Questo perché la produzione è fortemente influenzata dal numero di celle dello stack. A parità di ore di funzionamento, più celle ovviamente produrranno più idrogeno. La massima produzione si ottiene quindi con stack di grandi dimensioni e campi fotovoltaici di grandi dimensioni. Passiamo ora alla connessione indiretta. La connessione indiretta inserisce fra i pannelli e lo stack un controllore che farà sì che i pannelli possano lavorare nel loro punto di massima potenza, disaccoppiando quindi il sistema pannello-stack. Questa potenza poi è passata alla PSU che la trasformerà nella forma che meglio serve all'elettrolizzatore. In basso a sinistra possiamo vedere una condizione in cui il voltaggio richiesto dallo stack non corrisponde con il voltaggio di massima potenza dei pannelli. Quindi quello che sarebbe stato il punto di funzionamento per la connessione diretta viene spostato prima sul punto di massima potenza dei pannelli e poi sullo stack, vedendo in questo caso un notevole beneficio. Se invece il voltaggio dello stack corrisponde con il voltaggio di massima potenza dei pannelli o si posiziona in un intorno, allora le perdite energetiche introdotte dal convertitore porteranno la corrente soltanto a valori più bassi. Questa simulazione per la connessione indiretta è stata svolta come la precedente su un intervallo annuale e si può vedere che il sistema manifesta una più ampia flessibilità, una maggiore flessibilità. Infatti, per ogni numero di celle è possibile identificare un ideale numero di pannelli fotovoltaici. Come prima, la produzione di idrogeno è influenzata dal numero di celle dello stack. Confrontando le due soluzioni, quindi, quando il voltaggio di massima potenza dei pannelli coincide circa con il voltaggio dello stack, allora la connessione diretta porta il sistema a lavorare per più ore producendo di più. Quando invece il voltaggio non coincide, è da preferire la connessione indiretta. Conclusa questa parte di simulazione numerica, siamo passati all'assemblaggio del prototipo. E il primo obiettivo è stato quello della costruzione di un campo fotovoltaico. Cercando di giustarmi fra i limiti di ombreggiamento degli edifici limitrofi e i limiti di ingombro, il campo è stato posizionato nelle posizioni numero 1 e numero 2. La foto che potete vedere è l'edificio di Enapter visto dall'alto. I pannelli sono stati appoggiati su una struttura in alluminio che conferisce ai pannelli stessi un tilt di 60 gradi, tilt per massimizzare la raccolta di energia nei mesi dei test, quindi dicembre e gennaio. Ed infine il campo è stato equipaggiato con un sensore di radiazione e temperatura che ha permesso la raccolta di dati molto interessanti per quanto riguarda la fase di validazione sperimentale. Passando alle modifiche dell'elettrolizzatore, questo è stato modificato sia lato hardware sia lato software. E le principali modifiche lato hardware sono l'introduzione di un relè, il numero 1, sulla linea di potenza del campo fotovoltaico, per far sì che venisse mantenuta la doppia alimentazione del sistema, vale a dire il sistema potrebbe essere alimentato sia con la sua tradizionale PSU sia dal campo fotovoltaico. Per cambiare il tipo di alimentazione, uno switch redirezionava il segnale a 24 volt dalla tradizionale PSU al relè del campo fotovoltaico. Lo stack è stato ridotto dal valore di design di Enapter di 23 celle ad un valore di 18 celle, e in seguito a questo sono state necessarie anche alcune modifiche al software del sistema. Vi presento quindi in questa slide a sinistra la raccolta di dati nei due giorni di test dove la radiazione è variata maggiormente. Possiamo vedere quindi il valore della corrente registrata all'interno dello stack. In queste due giornate di test il sistema è stato testato secondo la configurazione 2 PV Series, i pannelli in verde, e 1 PV Series, quelli blu. Come si può vedere, la configurazione 2 PV Series presenta una marcata linearità, cosa che invece non è ottenibile, se non per bassi irraggiamenti, per la configurazione 1 PV Series.
Le principali fonti di fluttuazioni sono da cercare nella temperatura di funzionamento dei pannelli fotovoltaici e nella temperatura di lavoro dell'elettrolita. Confrontando quindi questi risultati sperimentali con ciò che era stato ottenuto dal codice nella prima fase, allora è stato possibile definire una tipologia di accoppiamento. Se la posizione della curva di polarizzazione rientra nell'intorno del ginocchio della curva del campo fotovoltaico o a destra di esso, allora l'accoppiamento è da definire di tipo instabile, poiché i valori di corrente registrati dal sistema sono influenzati da un elevato numero di variabili, principalmente la temperatura dei pannelli e dell'elettrolita. Se invece la posizione della curva dell'elettrolizzatore è a sinistra del ginocchio della curva fotovoltaica, allora l'accoppiamento è di tipo stabile, in quanto la corrente è influenzata da un minor numero di variabili. Proseguendo con le modifiche apportate quindi al codice, si può vedere nel grafico a sinistra come, grazie all'analisi dei dati sperimentali, è stato possibile introdurre all'interno del codice dei pesi per la modifica della curva fotovoltaica. In rosso possiamo vedere la curva sotto standard test conditions del campo ideale e in celeste invece la curva una volta introdotte le modifiche. Per quanto riguarda lo stack, non verrà più utilizzata una singola curva di polarizzazione, ma verrà utilizzata una mappa, perché oltre alla corrente, anche la temperatura di lavoro dell'elettrolita fa sì che il voltaggio da esso richiesto sia diverso. Infine, vi porto questi due grafici per mostrare la differenza fra la previsione del codice secondo il comportamento ideale dei componenti e invece la previsione con il codice corretto. Come si può vedere dal grafico in alto, principalmente nella tipologia di accoppiamento instabile, la previsione teorica porta a sovrastimare molto la corrente erogata dal sistema. Grazie all'introduzione delle correzioni, invece, il codice riesce a raggiungere un'accuratezza molto elevata. Concludendo, quindi ripercorrendo gli obiettivi enunciati all'inizio, per quanto riguarda la fase di simulazione numerica è stato scritto un codice molto flessibile. Ad esempio, in questo lavoro è stato utilizzato per l'analisi di una configurazione annuale, però potrebbe essere utilizzato anche per capire qual è la miglior ditta produttrice di pannelli che fabbricano pannelli che meglio si interfacciano con l'elettrolizzatore. Per quanto riguarda la fase di sperimentazione, questa è stata fondamentale per comprendere quali fossero le variabili che influenzano il sistema ed è stata una proof of concept per Enapter, perché è stato il primo sistema realizzato in azienda per produrre idrogeno verde. Per quanto riguarda infine la fase di validazione sperimentale, grazie ad essa è stato possibile classificare la tipologia di accoppiamento e riscrivere un codice che nel nostro caso particolare aveva un'accuratezza media di circa il 98%. Seppur la strada che si presenta davanti a questo lavoro per la commercializzazione di sistemi di questo tipo è ancora lunga, grazie a questo lavoro è stato possibile piantare le radici per far sì che questo sviluppo sia il più veloce possibile. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei, Mattia. Chiedo ai membri della commissione se hanno delle domande per il candidato o anche se dei commenti. No, va bene. Allora, evidentemente la sua presentazione è stata molto chiara, quindi la ringrazio. Anche lei per il momento si può accomodare. E con il candidato Mattia Garofalo si conclude la prima parte, quella delle presentazioni, quindi io ringrazio nuovamente tutti i candidati per aver condiviso con la Commissione, aver mostrato alla Commissione i loro lavori e naturalmente anche i membri della Commissione per essere stati presenti. Adesso la Commissione si riunisce in preparata sede per deliberare le valutazioni finali. Ci ricollegheremo anche in diretta streaming quando la Commissione ha terminato la sua, diciamo, il suo lavoro. Quindi a questo punto... Mi dispiace. Interrompiamo.